Inizia la sessione pomeridiana di questa prima giornata del convegno La città giusta nello spazio e nel tempo, promosso dal cantiere Venturino Venturi, dall'Abbazia di San Miniato al Monte e dal concorso di alcuni contributi, anzitutto molto concreti, ma proprio per questo necessari, Fondazione Cassa di Risparmio, Assicurazione Generale Valore e Cultura, e col contributo intellettuale dell'Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, la Fondazione Architetti Firenze, la rivista Testimonianze, la Fondazione Baldulci, la Fondazione La Pira, la Fondazione Michelucci, l'Associazione Pietro Porcinai. E Lucia Fiaschi del cantiere Venturino Venturi, che assieme a Silvia Mantovani e Claudia Buscelli è l'anima scientifica di questi nostri due giorni, oggi 4 maggio, fra una settimana 11 maggio, il convegno è disposto in due giorni, mi ha permesso di aprire questa sessione pomeridiana che prosegue il tema della giornata intera, lo spazio urbano come progetto di società. E io quindi, rubandole per un attimo il compito che poi lei svolgerà molto meglio, ho intanto proprio il piacere personale di salutare Bruno Corà, presidente della Fondazione Palazzo Albizzini, collezione Burri di Città di Castello. Burri un genio, ma un genio anche il suo direttore, che io ho potuto apprezzare e ammirare quando lo fu del Museo Pecci della mia città di adozione Prato, e gli raccontavo che in quel luogo mirabile a suo modo ebbi la mia conferma mistica di volermi far monaco visitando la mostra sugli ultimi sogni di Miró. Quindi gli sono veramente grato, perché se lui non l'avesse organizzata io non avrei avuto la conferma celeste di questa strana vita che conduco. Quindi ho veramente piacere di averla qui con noi, ma il compito di presentarla a dovere sta alla presidente di questa sessione pomeridiana, ovvero Lucia Fiaschi, che saluto e accolgo assieme a lei di nuovo. Ringrazio infinitamente Padre Bernardo, con il quale abbiamo condiviso il percorso di queste giornate di studio che hanno preso il via stamani mattina e che proseguono oggi pomeriggio. Di Bruno Corà non importa parlare, ha detto la cosa più bella pochi minuti fa Bernardo. E il suo titolo, uno dei suoi molteplici titoli, è anche quello di essere presidente della Fondazione Burri e di essere persona di assoluto riferimento nel mondo dell'arte contemporanea. Lietissima e onorata di condividere con lui in questo momento questo tavolo. A te Bruno. Grazie, anch'io ringrazio il saluto che mi è stato rivolto da Padre Bernardo Gianni, ringrazio naturalmente Lucia Fiaschi e le colleghe che hanno curato questo convegno, la Claudia Bocelli e Silvia Mantovani. E il mio contributo, la mia relazione ha un titolo che è questo: Città delle utopie concrete. Devo fare una premessa. Io penso che se si indicano due giornate di studio sull'argomento la città giusta nello spazio e nel tempo, ciò significa che oggi le città attorno a noi o all'altro capo del mondo giuste non lo sono. Ma mi domando, ci sono mai state città giuste? Nel tentativo di offrire un contributo a questi lavori, ho pensato di compiere una riflessione tornando nuovamente, non è la prima volta che lo faccio, su latitudini di idealità relative alla città, spesso estromesse perché marchiate con il carattere presunto di fantasiose, ma che a mio parere non sono tali. Desidero altresì informare quanti si interrogano su questo tema che anni fa, almeno un paio di convegni a cui
dedicai attenzione e lavoro mi avevano già indotto a riflettere sull'argomento utopia, in relazione sia alla città che all'arte, su cui oggi tornerò nuovamente. Il primo di quei convegni era stato dettato da Lea Vergine, una collega, una studiosa che ora non c'è più, ed era intitolato Arte, Utopia o Regressione? Regressione. Era un convegno del 91 e mi ricordo che in quella circostanza feci una relazione che riguardava il problema che la critica d'arte doveva essere fatta senza, diciamo, implicare il concetto di poesia. E infatti nei concorsi ad università, eccetera, si escludevano, diciamo così, i comportamenti, le attitudini critiche, storico-critiche, eccetera, che avessero a che fare con la poesia. Saranno comunque escluse le poesie, c'era scritto proprio. Quindi siamo di nuovo in un campo minato. L'altro convegno invece fu fatto con l'Università di Cassino all'inizio proprio degli anni 2000 e con il Museo di Arte Contemporanea, Museo della città di Cassino, Museo d'Arte Contemporanea, e qui c'è il dépliant, il pieghevole di quel convegno, intitolato Inonia, quali città d'arte a venire? Punto interrogativo. Inonia, per chi non conoscesse questo termine, era il titolo che Sergei Yesenin, poeta russo, aveva dato a un suo componimento, un componimento che aveva idealizzato quelli che sarebbero stati, diciamo, gli sviluppi futuri dell'allora rivoluzione in Russia all'inizio del secolo. Era un componimento come sono i componimenti dei poeti quando hanno l'entusiasmo eccessivo, era un componimento visionario, entusiasta, eccetera. Purtroppo il destino e poi gli fatti umani hanno deciso diversamente sugli sviluppi di quelle immaginazioni, prospettive. Quindi certamente non tutto quello che è utopico è di per sé già buono, però diciamo il problema adesso lo affrontiamo. Quindi gli argomenti su cui io desidero intrattenermi saranno appena accennati, nel senso che non ho necessità di affermare qualcosa come, diciamo, propedeutico o come, diciamo, ricetta, no, per una città giusta, eccetera, ma ho più che altro interesse a compiere delle aperture che appunto a vario titolo, diciamo, possono servire a una riflessione come questa di questa sera. Dichiaro subito però che ho interesse alla dimensione cosiddetta utopica, che con il trascorrere degli anni, dei decenni, ormai anche dei secoli, è sempre meno estranea al destino umano e sempre più pensabile e meno impossibile. Dunque, sempre più possibile. Dirò anzi che è proprio il carattere di non esistenza della realtà utopica cosiddetta a rendermela auspicabile e attraente, quella, se non l'unica, a cui ritengo valga sempre la pena pensare per agire affinché si risolva e manifesti nella sua particolare entità di possibile realtà. D'altronde è già accaduto che molte di ciò che un tempo venivano ritenute cose impossibili, cose utopiche, poi sono divenute possibili e reali. Che cosa vuole dire tutto ciò? Vuole dire che il fattore tempo è uno di quelli che in questa riflessione va tenuto in debita considerazione, insieme al fattore spazio, come giustamente è stato indetto dalle colleghe sul convegno, nel senso di il tempo come spazio, tempo e spazio, ormai tempo e spazio non sono
scindibili, sono una sola cosa, e questo tempo-spazio è quello che io considero della realtà interiore. C'è uno spazio dentro di noi, è un tempo. Ciò detto, mi addentrerò ora, diciamo, in alcuni esempi significativi dal mio punto di vista di un'estetica, di un pensiero, ma anche di un'etica non solo teorica, ma anche operativa. E vorrei che fossero prese in considerazione queste proposizioni, che sono come degli esempi, puri esempi di esponenti dell'arte, della poesia, dell'architettura. E in alcuni casi, appunto, il loro è un carattere fortemente utopico, ma non più, sempre di meno così utopico, sempre più possibile. Questi esempi non possono essere certo tradotti strumentalmente come provvedimenti pubblici finalizzati alla creazione tout court di città giuste, quanto come orizzonti di senso. Apriamo questi orizzonti di senso. A me interessa molto questo. E nell'elaborazione, dunque, per consentire, diciamo, delle elaborazioni, delle proposte per il pensiero, perché no, progettuale, di qualcuno che invece è preposto a questo fenomeno. E altrimenti, diciamo, tutta questa nostra riflessione sulla città giusta, questa nostra meditazione resta appunto un bel sogno e, come si è sempre detto, rimane utopia. Invece no, noi lavoriamo per una concreta, per utopie concrete. Allora, questo termine tutti sanno, la parola utopia si fa risalire all'opera di Thomas More e del 1518, il suo componimento Utopia, come uno vuole pronunciarla. E nel secondo libro della sua narrazione, il personaggio Rafael Itlodai, portoghese, già erudito viaggiatore, addirittura con Amerigo Vespucci, navigante come si dice Ulisse o Platone, descrive Utopia o Utopia e il suo santo governo come una elencazione di tutte le buone leggi e abitudini di quell'isola immaginaria, però descritta da un navigante. Qualcuno l'ha vista. E piuttosto che riferire delle città esemplari di quell'isola, perché lì si descrivono, e in particolare del capoluogo di questa isola, Amauroto si chiamava, la capitale, concepita e realizzata proprio dal fondatore, Utopo, sembra più opportuno, almeno alle mie finalità, ai fini di questo incontro, riferire le considerazioni riguardanti l'espressione utopie concrete. Ecco, questa espressione io l'ho ricavata da una lettura attenta di un altro testo molto importante di Lewis Mumford, un sociologo, un filosofo che ha tratteggiato appunto la storia dell'utopia e inoltre sulle esperienze di un artista del gruppo Cobra, cosiddetto. Cobra era un acronimo per dire Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam, tre città in cui militavano degli artisti, Asger Jorn, Appel, Alischinski e così altri, tra cui un certo Constant. Constante aveva un cognome che è difficile da pronunciare, ma sarebbe come Nieuwenhuis, scritto così, io non so l'olandese, Nieuwenhuis probabilmente, già esponente appunto come gli altri di questo gruppo di pittori, e lui era autore di un progetto che gli è stato per tutta la vita contrastato, cioè non è stato mai accettato. Il progetto si chiamava New Babylon. E la cosa curiosa è che il suo cognome, il cognome di Constant, che è il nome come Bruno, come Lucia, eccetera, nome proprio, cognome vuole dire nuova casa, quindi una casa del futuro, anche lei. Se l'opera di Thomas More, dopo la Repubblica di Platone, dopo la città di Dio, di Sant'Agostino,
dopo la città del sole di Campanella. Si può ritenere tra le prime del Rinascimento a tornare sulla idealità di una organizzazione definita di santo governo. L'elenco delle opere letterarie e delle concezioni di città utopiche successive a Utopia di Moore, stilato da Mumford, è davvero esteso. Se ne contano centinaia di disegni, diciamo, di progetti di città utopiche, con la lacuna comprensibile che, essendo compilato questo elenco da Mumford nel 1921, non include il nostro artista di cui stiamo parlando, cioè Constant. La New Babylon di Constant non è compreso. Eppure, fino a qualche decennio fa, un collega, un amico, Francesco Careri, è andato ad Amsterdam e ha fatto un'intervista a Constant, era ancora vivo, ora non lo è più, nel suo atelier. E Constant era anche stato un esponente dell'International Situazioniste, dove tra le varie attività si praticava anche la cosiddetta deriva urbana, cioè gli artisti come Flaner giravano per la città perdendosi nelle periferie e lavorando attraverso le situazioni che si presentavano di volta in volta. Lui dichiara queste cose, dichiara questo: ho sempre avuto l'idea di cambiare la società. È terribile adesso, stiamo parlando del 2000, è una società detestabile. Ci sono soldi solo in una parte del mondo, nel resto del mondo è l'inferno, è un mondo atroce. Dicono che la realizzazione di New Babylon non è possibile, ma allora io mi chiedo, è la miseria l'alternativa alla città dell'uomo Ludens? Ecco, quello che succede oggi e che succederà finché New Babylon non sarà mai realizzata è terribile. Sai, io sto pensando di scrivere un libro su New Babylon, dice lui, e la città della miseria. Io ho 80 anni, diceva Constant, quanti ne ho io adesso. Ho vissuto la guerra e la crisi degli anni 30, non c'era da mangiare, eppure non ho mai visto tanta miseria come quella che c'è oggi nella società della prosperità. È una società ricca, la più ricca che io abbia mai visto. Quando esco da casa vedo negozi pieni di tutto e gente ricchissima che passa accanto a uomini che vivono nella miseria. Ci sono sempre più persone che non hanno niente. Vedo ovunque queste cose, qui a Parigi, a New York. Ma questa è l'alternativa a New Babylon, alla mia New Babylon? È questa l'alternativa? Vabbè, molti sarebbero gli aspetti da porre in risalto sull'arte di Constant e sul concetto suo di città nomade, come pure sul situazionismo e sui suoi esponenti, da Asger Jorn a Pino Gallizio o a Guy Debord. Ma molte loro intuizioni riguardo alla società dei consumi e soprattutto alla società attuale dello spettacolo, molte loro considerazioni fatte negli anni 50, che stanno leggendo la realtà di oggi, quella che viviamo noi, hanno caratterizzato tutto l'Occidente dagli anni 60 ad oggi, e hanno fotografato in anticipo la situazione drammatica e insostenibile di declino e di decadenza delle organizzazioni metropolitane, della vita che noi pratichiamo in esse, della catastrofe ecologica derivata dai ritmi della produzione, dal consumo, dall'inquinamento feroce del pianeta, giunto ormai allo squilibrio irreversibile. Di tutto ciò, se ci sarà tempo, naturalmente ne parleremo forse nel dibattito, ma andiamo avanti. A proposito della nozione di utopia, Mumford ci ricorda che Thomas Moore, che amava giocare con le parole, nell'inventare il termine ha mutuato il lessico, quel lessico, utopia, lo ha mutuato dal fatto che essa vuole dire in nessun posto, ma c'è anche un termine, eutopia, che vuole dire il buon posto. E Mumford dice, per lungo tempo utopia è stato un altro nome per definire l'irreale, l'impossibile. Noi l'abbiamo posta in antitesi al mondo. In realtà
sono le nostre utopie che ci rendono il mondo tollerabile, sono le città e gli edifici che la gente sogna, quelli in cui finalmente vivrà. Più gli uomini reagiscono alla propria condizione e la trasformano secondo modelli umani, tanto più intensamente vivono nell'utopia. Diciamo che a questi pensieri di Mumford dei nostri tempi sono obbligati, o quantomeno ci consigliano, di fare una tara, diciamo così, di aggiungere una serie di aggettivi che ormai sono diventati strutturali, come quasi una cantilena, diciamolo pure francamente, però sono quello che sono. E cioè gli aggettivi sono che la nostra vita sociale deve essere non solo utopica, ma anzi deve essere sostenibile, biocompatibile, inclusiva, responsabile, ecologica, eccetera, eccetera, no? Però una cosa va chiarita a priori. Ognuno di noi vive in due mondi. Il mondo interiore e quello esterno. Quello interiore è il mondo delle idee, che include il pensiero, la razionalità, le fantasie, i sogni, le immagini, i progetti, le opinioni e altre cose. Il mondo esterno non è evitabile, è come pure le sue necessità, le sue funzioni. Di solito questo mondo però viene considerato solo questo come mondo reale, il mondo esterno. E quello delle idee, no. Ma anche un'idea è un fatto reale, una teoria è un fatto reale. Una superstizione talvolta è un fatto reale quando si dimostra, diciamo, come una realtà popolare vera. A partire da ciò è necessario riconoscere che ogni idea o pensiero che ha avuto verifica o attuazione può essere considerato utopico, ma se, come si è convenuto, anche le idee sono una realtà, l'utopia non è altro che un'idea che deve trovare spazio e tempo per attuarsi. C'è ancora un altro passaggio da compiere. Riguarda il concetto di utopia destinata a restare astratta, seppure lecita da considerare. E inoltre il concetto di utopia concreta, quello di cui stiamo parlando. È una differenza sostanziale. Nel caso di Constant, la sua New Babylon non è affatto un'utopia astratta. Lui si è definito utopiano. Secondo la definizione del filosofo Henri Lefebvre, e non utopista. Il pittore olandese afferma che, aperte le virgolette, bisogna distinguere gli utopisti dagli utopiani, ossia le utopie astratte dalle utopie concrete. Il pensiero utopista esplora l'impossibile, mentre il pensiero utopiano sprigiona il possibile. Io apprezzo e accolgo le distinzioni di Constant e tuttavia non mi sentirei di considerare nemmeno le utopie astratte, perennemente destinate a rimanere tali, incline come sono, personalmente, a ritenere che può giungere un tempo e un'umanità capace di rendere anch'esse concrete. Non c'è niente che io possa escludere che non possa divenire concreto nel nostro futuro, speriamo che ce ne sia ancora. Mi avvio a concludere questo mio pensiero. Recentemente, in un suo libro dal titolo La formula della creazione, Michelangelo Pistoletto ha obiettivamente dimostrato che la sua città dell'arte, inizialmente da taluni ritenuta un progetto utopico, dopo un tenace impegno e un'azione, questo però è messa male perché si vede un po', doveva essere messa orizzontale l'immagine, lì c'è la città dell'arte di Pistoletto in quella immagine, e beh, forse messa così è pure interessante perché bouleversé, come dire. Ecco, dopo un tenace impegno questa è divenuta una realtà operante, è diventato un modello di città e di società umana operosa e virtuosa, ci sono centinaia di giovani che approdano a Biella, che vanno lì a verificare le loro ipotesi utopiche, i loro progetti, designer, artisti, musicisti, poeti, vanno, vogliono vedere se lì almeno nella città dell'arte è possibile attuare queste loro fantasie.
Ebbene, è necessario giungere anche a tentare di definire quella che è stata immaginata da questo convegno la città giusta, nello spazio e nel tempo. A mio avviso, per fare ciò, si rende necessario però ricorrere alle verità della poesia, alle sue antenne e a talune interrogazioni offerte naturalmente dalla filosofia. È nella poesia di Hölderlin, in Lieblicher Blaue, infatti, che troviamo già un suggerimento idoneo a porci sulla strada corretta per la città giusta. In quel verso che dice «Dichterisch wohnet der Mensch», «poeticamente abita l'uomo», «poeticamente abita l'uomo», il poeta dichiara che l'abitare è essenzialmente poetico o non è abitare. Su tale fondamento si è intrattenuta la meditazione di Heidegger per prima e successivamente quella di Cacciari nel suo saggio Eupalinos o l'architettura, rivolto alla recensione del volume, in quel caso degli storici dell'architettura Tafuri e Dalcò, architettura contemporanea, in cui, per il quale Cacciari scrive, cito, «l'abitare è dunque fondato sulla poesia. Il costruire che l'abitare permette è poetico. Costruire è poetare. Il suo fare è poiesis. Se abita, l'uomo abita poeticamente». Ma immediatamente dopo aver pronunciato queste parole, il filosofo Cacciari si domanda: abitiamo poeticamente oggi noi? Abitiamo poeticamente oggi noi? Nel prosieguo di quel saggio egli afferma che dalla storia di Tafuri e Dalcò né l'architettura né l'urbanistica delle metropoli consentono l'abitare. L'umanità vive nell'edilizia, che è un'altra cosa. Siamo evidentemente in presenza di una profonda crisi del concetto di abitare, che non vuol dire solo ripararsi, ma essere in pace, essere a casa. Con tutto ciò che tale espressione comprende, cioè avere dimora. Anche se non è l'obiettivo di questo mio intervento portare esempi suggeriti da artisti come soluzioni ai problemi che emergono da tutta questa riflessione, segnalo tuttavia a puro titolo di constatazione ciò che un artista come Giuseppe Uncini ha concepito rivolgendo l'immaginario al sostantivo dimora. Qui c'è un esempio molto elementare, c'è un trilite fatto con il cemento armato e una figura geometrica dentro, è un esempio di dimora, diciamo così, ideale, recupera i modelli della geometria, i modelli della classicità e così via. Quindi il termine dimora, diciamo, ha come presunzione di risvegliare un'armonia che è obsoleta pressoché oramai. La crisi che si evidenzia oggi, tuttavia, non è dovuta solo all'essenza di dimore, ma è dovuta alla crisi dell'abitante che dovrebbe vivere in esse. La società dello spettacolo e dei consumi ha trasformato l'abitante, che siamo noi, in un consumatore, estraneo all'abitare poeticamente e i cui contenuti rimanderebbero alle società cosiddette ideali o utopiche, quelle che noi dovremmo vivere, quelle immaginate da Platone, da Moore, da Bacon, Francis Bacon, Francesco Bacone, non il pittore, e avanti fino a Constant, fino a Pistoletto e così via. Non è più sufficiente, né è più in questione di avere solo una buona architettura per una città giusta. Dunque, come l'architettura di Eupalinos rievocato da Paul Valéry attraverso il dialogo tra Fegro e Socrate, non è più sufficiente. La questione si sposta dal luogo dove abitare e come abitare al soggetto che lo abita. La questione è la cura dell'abitante o del nomade che lo attraversa. A questo punto si rende necessario interrogare anche l'arte e la scienza, sollecitare la ripresa del dialogo interrotto tra queste attività cognitive. Un tempo Alighiero Boetti ha immaginato che una delle città del vivere a Torino, la sua città, era anche il luogo dove abitavano altri artisti. Vediamo l'immagine, eccola qua. Quella è la pianta della città di Torino, non si vede granché bene, ma dentro quella pianta lui ha scritto il nome suo, il nome dei suoi amici, Giulio Paolini, Mario Ceroli, Pistoletto, Mario Merz, Anselmo, ha messo i nomi dei suoi amici e ha messo delle linee indicative, Zorio,
per dire qui abita quest'artista, qui quest'altro, eccetera. La sua è stata disegnata come idea di città, di relazioni umane. Concludo. Senza alcun dubbio è giunto il tempo di interrompere la spirale di alienazione determinata dall'assetto di una visione e un costume di vita essenzialmente economicista, edonista e consumista, dove perciò trionfa l'ingiustizia, la miseria e la solitudine. È tempo di pianificare e ricostruire la convivenza nei luoghi, dando spazio e tempo all'identità eutopica, astenendomi dal suggerire ricette. Non ho ricette, mi dichiaro disponibile però a contribuire all'immaginazione di una città giusta nella misura in cui in essa abbiano cittadinanza i sognatori, i poeti e gli utopiani. Grazie. Grazie. Ringrazio Bruno per la bellissima, la bellissima immersione in un mondo di speranza possibile, dato che lo stiamo pensando e nel momento in cui noi pensiamo e finalmente diamo corso alle nostre idee, esse divengono assolutamente realtà, quindi dall'utopos all'eutopus, il buon posto che esiste dentro di noi, ma esisterà nella realtà. E questa è fermamente la nostra fede ed è il tema di questa straordinaria giornata. Per cui grazie Bruno del tuo straordinario sogno e aspettativa. Adesso ho il piacere di presentare Francesca Mugnai dell'Università di Firenze, che parlerà architetto, che parlerà dell'esperienza di Edoardo Detti sull'idea di città. Ti ringrazio. Buonasera. Mi sentite? Sì, scusate. Buonasera a tutti. Io sono molto contenta di essere qua in questo contesto meraviglioso. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio padre Bernardo. Parlerò di Edoardo Detti. Un'idea di città. Inizio con questa immagine che mostra una foto di Detti e Ricci durante l'occupazione studentesca della facoltà di architettura nel 1968 e mi serve come sfondo, anche se è uno sfondo sfasato temporalmente, di una frase di Edoardo Detti tratta da una lezione tenuta nel 1944, quando a 30 anni era incaricato del corso di plastica ornamentale, che forse per il suo anacronismo Detti interpreta a modo suo e dedica una lezione a Palazzo Pitti. Di questa lezione ci rimane un dattilo scritto della parte conclusiva e basta, dove si legge: architettura è misura. Ora, il concetto di misura implica sempre un rapporto tra le cose e lui spiega così il suo concetto di misura. Costruire una strada, una piazza, una stanza, significa rispondere alle esigenze di una collettività, significa conoscere gli uomini e dar loro la possibilità di vivere bene, materialmente e spiritualmente, un determinato ambiente. Chi non è ricco di umanità potrà compiacersi del proprio mestiere, potrà costruire elementi astratti, ma la sua opera non sarà un atto e una testimonianza d'amore. Il progetto per Detti è dunque un atto d'amore verso la comunità degli uomini e delle donne. È un giovane architetto, ma ha ben chiaro che la città è in primis dei suoi abitanti ed è in rapporto a loro che deve essere trovata la misura. In un passaggio della stessa lezione parla anche di collaborazione, nel senso che ognuno deve fare la sua parte per costruire, dice proprio, un mondo morale nel quale al primo posto stanno le necessità materiali e spirituali dell'essere umano. E qui c'è già condensata l'essenza del pensiero di Detti. Qui lo vedete giovane partigiano nella tessera del Partito d'Azione alle dipendenze del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. È il 1944.
Dopo la distruzione del centro di Firenze del luglio del 44, partecipa come tecnico alla cosiddetta commissione macerie del CTLN, incaricata di rimuovere e talvolta di catalogare proprio i detriti delle distruzioni. Insieme a Nello Baroni, queste sono foto di Nello Baroni, è anche fra gli architetti che gestisce gli sfollati che avevano trovato rifugio dentro Palazzo Pitti dopo la distruzione del centro storico. Come scrive Bruno Zevi, dopo la guerra Detti trasferisce la passione civile che lo aveva portato ad aderire alla resistenza nell'attività di urbanista. Tra l'altro in queste foto lo vedete a destra, giovane e molto magro. Era stato per un periodo anche fuori da Firenze. A Edoardo Detti piace fare l'architetto e lo fa anche bene. E sono tante le opere che ci ha lasciato e tra l'altro è famosissima la collaborazione con Carlo Scarpa. Quindi Detti ama l'architettura ma sente il dovere di occuparsi di urbanistica. Questo conflitto lo ha descritto molto bene Gianfranco Di Pietro, che era suo allievo e tra l'altro ci ha lasciato da poco, quindi anche un'occasione per ricordarlo. Quindi Detti partecipa attivamente alla vita politica fiorentina fino ad entrare nel 1961 come assessore all'urbanistica nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Lapira al secondo mandato e dal vice sindaco Enrico Sagnoletti. Qui lo vedete accanto a Lapira e vedete anche un'immagine di Lapira accanto alle Corbusier, poi si distinguono anche Ragghianti in alto a sinistra e al centro con gli occhiali Gianfranco Di Pietro. Ed è a questo punto, cioè quando lui diventa assessore, che redige il famoso piano regolatore di Firenze, che rappresenta certamente l'apice della sua carriera di urbanista, ma che sarà per lui anche fonte di profonda amarezza per tutti i tentativi che furono fatti di svuotare il piano dei suoi principali contenuti. Qui ci sono portato due documenti che scherzano sulla giunta di centrosinistra che vede insieme socialisti e democristiani. Un telegramma di congratulazioni dove si fa riferimento all'alleanza in termini di demonio comunale e sindaco santo. E poi accanto una foto di giornale incorniciata stile Santino, dove si commenta il padre eterno che è Lapira con lo Spirito Santo che è Mazzini e poi il Dotti che è invece Detti che è in basso a destra. Dotti perché Detti è stato anche un fine studioso, professore di urbanistica alla Facoltà di Architettura di Firenze e presidente dell'INU per 7 anni dal 70 al 77. Ma per capire bene la personalità di Detti non si può non considerare il cenacolo di intellettuali e politici di cui fa parte e che gravita intorno alla figura di Carlo Ludovico Ragghianti, critico e storico dell'arte. Alcuni di questi personaggi, che, insomma, di questo cenacolo, sono Tristano Codignola, Maria Luigia Guaita, Enzo Enrique Sagnoletti, Carlo Frankovic, però ci sono anche artisti, fra questi per esempio Ottone Rosai. La sua casa, prima in Via del Presto, nel centro storico, e poi all'Antella, in una casa colonica, il famoso ammattonato, era un luogo dove si potevano incontrare come ospite le personalità più importanti della cultura internazionale. Uno di questi, ad esempio, è Dylan Thomas. E qui lo vedete in Via del Presto. Purtroppo l'immagine è resa più chiara dallo schermo, ma dietro c'è la cupola sullo sfondo. Ed era una riunione dell'INU, dell'Istituto Nazionale Urbanistica, fatta sulla sua terrazza. E a destra invece lo vedete alla casa dell'Antella insieme a Carlo Scarpa. L'urbanistica per Detti è uno strumento di giustizia e libertà. Giustizia e libertà sono proprio parole sue. Detti lo afferma più volte, soprattutto all'indomani della guerra.
nell'evidente volontà di istituire una continuità fra l'azione politica e l'applicazione del sapere tecnico. Giustizia e libertà perché la speculazione edilizia connessa alla ricostruzione post-bellica lo ha messo davanti a una tragedia. La ricostruzione ha di fatto distrutto il paesaggio italiano, alterando degli equilibri che erano secolari. Inoltre ha portato vantaggi a pochi e privato i più del diritto alla piena cittadinanza, diritto nel quale rientra anche quello di conoscersi, identificarsi nei luoghi che si abitano, di vivere cioè in un ambiente rispondente a quei bisogni materiali e spirituali di cui si diceva prima. Ecco che nello strumento urbanistico Detti vede la possibilità di moderare le forze in gioco a vantaggio del pubblico interesse, vede la possibilità di costruire un quadro d'insieme all'interno del quale si possono sviluppare dei fenomeni particolari, certo, ma coerenti con la visione generale. Considera il piano regolatore non come uno strumento repressivo, anzi dice proprio che il PRG non deve essere vissuto come un carabiniere che sanziona gli illeciti, ma l'ideale sarebbe che fosse percepito dalla cittadinanza come l'espressione di una coscienza civile. Infatti è convinto che il coinvolgimento dei cittadini sia fondamentale, infatti andava nei circoli, no? a raccontare il suo piano regolatore e la sua visione della città. Qui accanto invece vedete una tavola del piano regolatore, una tavola di studio. Dai suoi scritti emerge che per governare le trasformazioni del territorio, che all'epoca di Detti erano anche più rapide di quelle attuali, sono necessarie queste tre azioni: studio approfondito del problema, quindi niente improvvisazione, azione culturale e politica di opposizione ai fenomeni speculativi, ecco la nuova forma di resistenza, il progetto come proiezione della città e del territorio verso il futuro. Riguardo allo studio, Detti ha sempre cercato di dare una base scientifica alle sue posizioni. Non solo studia la storia, ma il progetto è sempre preceduto da una scrupolosa analisi e interpretazione del contesto da tanti punti di vista, economico, ovviamente storico, sociale. Per quanto riguarda l'azione culturale, lui stesso scrive continuamente sui giornali, partecipa ai dibattiti pubblici, ai convegni scientifici, ovviamente essendo professore, cerca il supporto della rete di intellettuali di cui fa parte. Questa che vedete è una lettera di risposta di Bruno Zevi, rivolta a Detti, nella quale Zevi si mette a completa disposizione per fare battaglia culturale tramite la sua rivista. È il 57, non so qual è l'argomento della lettera di Detti, però è assai probabile che il contenuto abbia a che fare con l'insediamento di Sorgane. Evidentemente Detti sta chiamando a raccolta gli intellettuali italiani. Zevi gli dice: sputa e io piloterò. Qualsiasi cosa tu mi mandi, io la pubblicherò. Proprio Zevi, che di Detti ha evidentemente una stima immensa, lo descrive come un pessimista preventivo, cioè di una lungimiranza che lo porta a capire in anticipo l'evoluzione delle cose, ma che lo porta anche a fare il possibile per intervenire preventivamente, prima che sia troppo tardi. Un pessimismo volto all'azione, insomma, mai alla rinuncia e alla rassegnazione. Nonostante nella famosa polemica su Sorgane sia stato accusato di conservatorismo, anche un po' patetico, rispetto al progetto Detti è tutt'altro che un conservatore. Le soluzioni che propone sono sempre proiettate nel futuro. Infatti è convinto che la città storica possa sopravvivere solo se si trasforma in armonia con le nuove esigenze. Allo stesso tempo però pensa che la città non possa essere patrimonio privato di chi la sfrutta economicamente. Per questo ci vogliono soluzioni in grado di conciliare salvaguardia e crescita. Per alcuni aspetti il PRG del 62 oggi sembra quasi fantascientifico, tanto si proietta in avanti. Ma qual è la sua idea di città? Quella per cui si è fatto il fegato amaro, per cui ha subito ritorsioni anche malvagie, fino a una sorta di dannatio memorie che l'ha reso un personaggio di secondo piano talvolta rispetto agli altri architetti fiorentini a lui contemporanei. La sua idea di città moderna, a mio avviso, ha le radici nello studio della città medievale. Sotto la spinta di Ragghianti, Detti compie una serie di studi sull'urbanistica medievale che coinvolgono in primo momento, siamo negli anni 50, i borghi della Lunigiana e della Versilia. Poi
lavorando, ha scritto film con Ragghianti, studia Lucca e Pisa, e la stessa Firenze è oggetto di continue riflessioni che diventano la base culturale del piano regolatore del 62 e poi sfociano nel libro del 1970 Firenze scomparsa. Queste che vedete sono tutte fotografie sue, cioè quelle che sto proiettando in generale, tranne quelle che erano di Nello Baroni. E in genere esplorava il territorio toscano anche spostandosi con la sola bicicletta insieme all'amico fotografo Guido Biffoli. Gli studi sui borghi della Versilia e della Lunigiana, paesini arroccati sui monti, mettono in luce il rapporto di questi insediamenti con il paesaggio naturale e antropico nel quale sono immersi. Detti scrive in uno di questi studi: il faticoso processo di inserimento umano e di costruzione si è svolto traendo dalle situazioni topografiche, da quelle economiche, dall'orientamento, eccetera, quei caratteri specifici per i quali l'opera umana si è estrinsecata in congegni originalissimi di spazi, di visuali, di rapporti sociali ai quali si immedesima l'espressione edilizia, tessuto spesso modesto, ma organico e funzionale, che connette gli episodi architettonici più significativi della comunità. Ciò che affascina l'urbanista, il progettista Detti, è la forma, il carattere di questi borghi, forma e carattere che sono espressione di un preciso punto di equilibrio che Guardini definirebbe clemente egemonia sulla natura. Sono cioè il risultato di un approccio fondato sul fare di necessità virtù, volgendo cioè le iniziali condizioni restrittive dei luoghi in straordinarie invenzioni architettoniche ed urbane. Qui sta il segreto di questo equilibrio, di questa misura, nel limite. L'altro aspetto che sottolinea Detti è la spontaneità della costruzione e la coralità degli intenti che sta alla base di quei risultati. Non ci sono regole scritte, ma c'è una sapienza, una saggezza che si tramanda nel tempo. Detti studia questi borghi perché, e cito ancora, vanno guardati con occhi moderni, necessari a cogliere e a spiegare la vitalità creativa di questi esempi. Nella sua idea, la pianificazione dovrebbe servire, e questo è quasi un paradosso, se ci pensiamo bene, a fare le veci di quella spontaneità autoregolata tipica dei borghi antichi. E tra questi borghi c'è Monteggiori, che qui vedete in provincia di Lucca, c'è Fosdinovo, in provincia di Massa, c'è Ortonovo, in provincia di La Spezia, e c'è Pruno, ancora in provincia di Lucca. E lo si vede bene in queste foto. Detti apprezza il rapporto fra lo spazio urbano e il paesaggio. E poi vuole sempre guardare le cose dall'alto, come Icaro si diceva stamattina, che sia un campanile o che sia un aereo, su cui montava ad esempio per sorvolare Firenze, fotografarla, come per avere una planimetria tridimensionale, all'epoca non c'erano droni, non c'era Maps, dall'alto comprende la forma. Ecco, questi studi rivelano uno sguardo che potremmo dire incantato di fronte a un mondo antico sopravvissuto ai cambiamenti. Un mondo antico dove gli uomini vivevano in una condizione di armonia comunitaria, certamente idealizzata da Detti, ma voler vedere tutto questo gli serve a progettare la città del futuro. Detti spesso lamenta l'assenza di una forma nella città moderna. L'assenza di forma per lui è il sintomo dell'assenza di una visione comune, della perdita della vera cittadinanza. Invece nei borghi medievali, nella stessa Firenze, prima delle distruzioni ottocentesche, la forma è espressione della civitas, quindi è forma autentica, non arbitraria, cioè rispondente alla vita collettiva e anche alla vita dei singoli individui. Ecco, Firenze. Per Detti anche Firenze è una città che fondamentalmente medievale, cioè che è rimasta medievale nel tempo, nonostante gli interventi successivi. Neanche gli interventi di epoca rinascimentale hanno alterato questa struttura di base, ma al contrario hanno riletto l'impianto urbano precedente. Lui dice proprio, hanno riletto l'impianto urbano precedente sempre entro le consuete misure della città, e si riferisce a Brunelleschi ovviamente. Fa l'esempio della cupola, opera modernissima, che però non è soltanto la cupola della cattedrale, ma rafforza il legame della città col territorio agricolo e collinare.
che la circonda. La cupola diventa un landmark, visibile da lontano. Per secoli i viaggiatori che arrivavano dagli Appennini, quando la scorgevano, capivano di essere finalmente arrivati a Firenze. E invece all'interno della città la cupola è mediazione fra la scala minuta del tessuto urbano e l'ampiezza delle colline. Nella sua grandezza costruttiva, architettonica, urbanistica, la cupola è un'opera di modestia, dice Detti, perché è a servizio simbolico della città. E fa anche l'esempio di Piazza Santissima Annunziata, che è una rilettura del chiostro medievale in forma di piazza. Il nuovo quindi non nega il vecchio, ma lo rafforza perché lo attualizza, lo rende vivo di nuovo. E ancora a proposito delle colline, Detti afferma che la città di Firenze è un tutt'uno col territorio agricolo circostante e che il rapporto con questo anfiteatro di colline è una caratteristica imprescindibile di questa città. Le colline e l'armonia che attribuiamo a questo paesaggio sono opera dello stesso umanesimo che ha prodotto la città, lui ci dice. E mi fa piacere leggervi un frammento di uno scritto di Piero Calamandrei dal titolo Parlare di Firenze, che non a caso è decisamente assonante con il pensiero di Detti. Il paesaggio toscano, scrive Calamandrei, con quelle pietre e quei cipressi, è un paesaggio di limpida grazia, ma anche di chiaroveggente mestizia. Cipressi nelle ville e nei cimiteri. Il pensiero della morte è come disciolto nell'aria di questo paesaggio cristallino. Io credo che questo venga dagli Etruschi. E per questo motivo, per l'importanza che hanno le colline, Detti vuole salvare questo paesaggio, mantenerle libere, vuole mantenere le colline libere dalle costruzioni, perché così si salva la città, che è già stata privata di buona parte dei suoi edifici antichi a partire dall'Ottocento. Lo dobbiamo a lui se qui, a Firenze, costruire sulle colline è un tabù. La norma giuridica in questo caso è diventata norma civile, condivisa, e questa è una delle sue poche vittorie per la quale purtroppo ha sacrificato anche alcune amicizie importanti. Le foto che vedete sono state scattate da Edoardo Detti dall'aereo, come vi dicevo, in occasione della redazione del piano regolatore di Firenze del 62. Non starò a ripercorrere nel dettaglio le misure adottate dal suo PRG, perché ci sono qui, tra l'altro, persone molto più esperte di me sul tema, cioè Raimondo Innocenti, ma vorrei citare solo alcune di queste misure per far capire il risvolto progettuale del suo pensiero. L'impostazione di base prevedeva che la città storica venisse alleggerita perché era all'epoca sovraccarica, alleggerita sia dal punto di vista della viabilità, sia dal punto di vista delle funzioni. Quindi Detti individua come asse di sviluppo l'asse nord-ovest verso Prato, perché quella era l'area più libera e ampia. In quella direzione dovevano sorgere il centro direzionale a Castello e l'aeroporto vicino a Poggio a Caiano. Il PRG poi prevedeva norme molto restrittive per il risanamento del centro storico, non più ammessa la demolizione con ricostruzione, si sarebbe potuto soltanto restaurare l'esistente. Infine i famosi vincoli sulle colline di cui si parlava prima. Ma l'intervento più futuristico era quello dell'asse di scorrimento veloce che doveva attraversare la città per collegare la parte est a quella ovest, quindi ricucire la piana senza gravare sul centro storico. Come è facile capire, nel pensiero e nell'opera di Detti la preservazione dei valori del paesaggio va di pari passo con la modernizzazione della città. Detti infatti si oppone alla museificazione della città. Quando si discute ad esempio su come ricostruire il centro distrutto di Firenze, si schiera contro l'approccio della ricostruzione com'era, dov'era, a favore invece di un progetto che sia espressione della contemporaneità. Il principio a cui si rifà, come scrive in un articolo di giornale, è di evitare a tutti i costi la mistificazione. Qui vedete Firenze distrutta, quindi dopo il 44, e a destra un suo schizzo dove immagina il nuovo Lungarno con questa aggregazione volumetrica che evoca quella del tessuto storico, e poi un camminamento porticato alla base degli edifici. Per lo stesso motivo
si schiera invece a favore della ricostruzione filologica del Ponte Santa Trinita, perché Riccardo Gisdulic era riuscito a catalogare tutte le pietre che dopo la distruzione del ponte e a fare un progetto di ricostruzione che impiegava la tecnica antica senza ricorrere al cemento armato, quindi detti a un approccio sempre molto libero da pregiudizi ma guidato da principi meditati ai quali cerca di aderire il più possibile. In Firenze scomparsa Detti fa un bilancio della storia della città dall'Ottocento in poi, che alla fine diventa una sorta di bilancio personale. L'urbanistica ha fallito, ammette, non è riuscita a fermare i disastri, ma anche Edoardo Detti, l'assessore, l'urbanista, l'intellettuale, non è riuscito nella sua azione in maniera completa, sul piano politico, della pianificazione, sul piano culturale. La Firenze storica, scrive più volte Detti, è rimasta soffocata e ciò la rende anche inarrivabile, invivibile, scomoda, e il centro ha finito per perdere via via i suoi cittadini, quindi ha perso la sostanza, l'anima. Ciò coincide con un sintomo evidente, che è la perdita della forma. La cupola del Brunelleschi, che un tempo era un segnale territoriale, che copriva con la sua ombra tutta Firenze all'epoca di Leon Battista Alberti, è diventata una capocchia di spillo nel dilagare informe del tessuto edilizio. Non solo la crescita disordinata è responsabile di questa riduzione di scala, ma anche ad esempio la demolizione della cinta muraria. Demolire le mura, dice Detti, ha significato cancellare completamente la forma urbana e quindi svincolare la cupola dall'organismo urbano che l'aveva generata e anche dal paesaggio collinare col quale la cupola si relaziona. Riprendendo la citazione iniziale, architettura è misura, si può dire che per Detti la città è misura, ovvero un insieme di rapporti, di relazioni significanti che danno un senso allo spazio urbano. La forma della città è il risultato di queste relazioni. Quindi, per Detti, la città giusta è quella che esprime la civitas, ma allo stesso tempo costruisce la civitas. Per questo mi sento di dire, riprendendo l'intervento del professor Resito di stamattina, che Detti è allo stesso tempo Icaro e Dedalo. E infine, alla luce di tutto questo, per concludere, mi viene da inserire Detti in quella schiera di gufi, così sarebbero chiamati oggi, a cui appartengono Pierpaolo Pasolini, Antonio Cederna, Andrea Zanzotto, solo per citarne alcuni, e con loro condivide il destino di Cassandra. Ringraziamo per la dotta ricognizione sulla personalità di Edoardo Detti, Francesca Mugnai, e anche a me le molte volte che sulle sue labbra è venuta la parola città forma, è venuto in mente ovviamente Pasolini, che è un notissimo documentario del 1972, se non sbaglio, in cui lui guarda Orte. Esatto, la forma della città o città forma o città misura, un esempio lampante di quando si muove dallo studio vero e si arriva alla progettazione dell'oggi e anche del domani, se così si volesse dire. Ringrazio infinitamente Francesca e chiamo adesso Francesca Privitera dell'Università di Firenze. Buongiorno. Il titolo della sua relazione, Francesca Privitera, architetto, è La città ideale di Leonardo Savioli. Buonasera. Intanto mi unisco ai ringraziamenti e sono appunto molto contenta di essere stata invitata a partecipare a questo convegno. Allora, presenterò questo progetto giovanile di Leonardo Savioli. E in questa presentazione vorrei far emergere soprattutto due aspetti della città ideale di Savioli: il pensiero teorico sotteso alla sua formulazione e gli aspetti di questo progetto che oggi possono ancora sollecitare delle riflessioni sulla città.
La città ideale immaginata da Leonardo Savioli, pittore e architetto fiorentino, prende forma tra il 1943 e il 1945, quando Savioli, appena 27enne, è costretto dalla malattia e dalla guerra ad un doloroso isolamento nella campagna fiorentina, mentre Firenze è teatro della parabola dell'occupazione tedesca. Si tratta di un nutrito corpus di schizzi, disegni e note scritte, non sempre datati, attraverso i quali prende corpo, per parti, la visione di una radiosa città fluviale, nella quale natura, architettura e uomo sono armoniosamente uniti. Come specifica Savioli in un primissimo appunto, si tratta dell'ipotesi di un piano di espansione per Firenze, nel quale scorgiamo il costante sovrapporsi di due polis in un incessante scambio tra spazio reale, Firenze, e spazio immaginato, gli interventi sulla città storica e i quartieri di nuova fondazione. Il ciclo di disegni era caduto nell'oblio fino a quando nel 1984, 2 anni dopo la morte dell'autore, Flora Wickelmann Savioli ordinò, secondo una plausibile cronologia, una selezione di tavole sulle oltre 100 disegnate e le fece pubblicare dalle edizioni Il Ponte in un volume dal titolo La città ideale. La pubblicazione venne accolta tiepidamente dalla critica del tempo, sia quella nazionale ma anche quella locale, come si rammarica Vittorio Savi, che aveva colto invece, in queste ipotesi urbanistiche, dei possibili suggerimenti concreti per il futuro dell'espansione di Firenze. Infatti, la città ideale è stata considerata in modo pressoché unanime da storici e da architetti come un episodio legato essenzialmente agli anni della formazione di Savioli, ricordata più per la sua immagine plastica che per i suoi possibili contenuti teorici, considerata latere della sua opera, sia di quella grafica che di quella architettonica, interpretata come l'espressione di particolari circostanze storiche e biografiche, la guerra con i suoi eventi drammatici, la mancanza di occasioni professionali, l'esistenza isolata nella campagna fiorentina, la malattia che coglie prematuramente il giovane Savioli. Per questi motivi è stata interpretata dai più come un episodio circoscritto e in sé concluso, fondamentalmente privo di risonanza, non solo nell'ambito del dibattito di quegli anni sulla città, ma anche all'interno della stessa poetica di Savioli. Secondo alcuni, il tema della città ideale sarebbe stato abbandonato per disinteresse dal suo stesso autore, coinvolto nell'urgenza della ricostruzione postbellica in temi concreti. In particolare, il suo primo lavoro fu partecipare al concorso per la ricostruzione dei ponti fiorentini. Secondo altri, invece, sarebbe stata addirittura rinnegata da Savioli attraverso un lavoro successivo. Quindi, perché presentare oggi la città ideale di Leonardo Savioli? Perché credo che, guardando tra le pieghe e nei versanti d'ombra di queste spaziose viste urbane, sia possibile cogliere ancora inediti spunti di riflessione. In particolare, è proprio quel tratto utopico al quale Fabrizio Brunetti e Paolo Portoghesi avevano accennato con il fine di sottolineare il carattere, cito Brunetti, altamente fantastico, cito Portoghesi, ai limiti dell'irrealtà di quelle visioni, che permettono invece, questo carattere utopico permette invece alla città ideale di svincolarsi dalla contingenza del tempo in cui fu formulata per giungere a noi come una possibile fonte di sollecitazione e di pensieri. Infatti è proprio l'utopia che radica la città ideale alla storia e al suo divenire. Le visioni urbane di Savioli non sono sognanti ipotesi di città, esse, al contrario, sono espressioni di una coscienza critica sull'esistente. La dolorosa osservazione della realtà di quegli anni di guerra è il presupposto alla loro formulazione. Al contempo, sono profondamente radicate nel divenire storico, perché il pensiero utopico, dall'antichità, spinge l'uomo, inteso come essere sociale, a progettare il proprio ambiente vitale, ovvero la polis, secondo desideri, aspirazioni e valori.
La città ideale di Savioli, quindi, vista da questa prospettiva, non nasce solo come un intimistico bisogno della coscienza di evadere dall'angoscia individuale e collettiva che pervade quei terribili anni di guerra, chiaramente riverberata nei disegni figurativi di Savioli di quegli stessi anni, ma nasce anche da una volontà di bene, da una connaturata tensione umana verso una società giusta, ovvero nasce da una profonda coscienza etica. Scrive Savioli in una nota: «Bisogna costruire il mondo ideale, è il presupposto per la città ideale». Il progetto di Savioli, quindi, come ho anticipato, è costantemente sospeso tra due registri, utopia e realtà. Utopia intesa non tanto come nessun luogo, visto che Savioli pensa a luoghi geografici reali, Firenze e la Valle dell'Arno, bensì come luogo che non c'è ancora, ma che è in potenza, che sarà possibile che esista in una proiezione futura, quando finalmente la guerra sarà passata. Per questo possiamo affermare che il pensiero utopico di Savioli è strettamente connesso alla dimensione progettuale, più che a quella fantastica. E anche utopia come luogo del bene, un luogo dove gli uomini, finita la guerra, potranno vivere in armonia, perché la città ideale, ovvero Firenze e la sua espansione, composta dai quartieri di fondazione disposti lungo l'Arno, è la manifestazione tangibile dell'amore degli uomini per le cose create. Qui vediamo i nuclei di espansione, appunto, della città disposti lungo l'Arno. In un appunto del 1 gennaio 1945, scritto quando il centro fiorentino è ormai lacerato dalla ritirata tedesca, Savioli scrive: «L'atto di amore di ogni creatura è come la città ideale». Emerge in questo appunto l'inquercibile bisogno di amore che presiede alla formulazione della città di Savioli. L'amore reciproco tra l'uomo e le cose create da Dio è il suo fondamento. L'uomo, infatti, spiega Savioli nel corso dei suoi appunti, crea la città ideale come atto di amore verso i suoi simili e verso tutte le cose create, così come fu un atto d'amore la creazione divina. La città ideale, e qui cito Savioli, è, dopo l'atto divino, il primo atto umano. Nel mezzo, forse, c'è la disumanità che a quel tempo pervade il mondo. Savioli, dunque, posa la sua città tra le cose create da Dio, insieme al fiume, alle colline, al cielo animato dal passaggio degli uccelli e delle nuvole. Per questo è progettata, rappresentata e descritta sempre in meravigliosa continuità con il paesaggio naturale. La città ideale come atto di amore, come creazione, è quindi anche bella e armoniosa, intendendo la ricerca della bellezza della polis non come una ricerca architettonica puramente formale, come potrebbe sembrare guardando le calligrafiche architetture disegnate da Savioli, bensì come espressione del pieno raggiungimento di ciò che è necessario all'uomo e alla sua esistenza, pratica e interiore. Il fine della città ideale di Savioli, quindi, non è estetico, come potrebbe sembrare, bensì etico. Savioli, infatti, ha una umanistica fiducia nell'uomo. Cito Savioli: «Il corpo umano è la città ideale, l'oggettivazione pittorica, la città reale». Non si tratta di una visione antropomorfa dell'architettura, come nelle rappresentazioni di Francesco Di Giorgio Martini, ma della incondizionata fiducia che Savioli ha nell'uomo, nella sua struttura morale, nella sua ragione, nella sua capacità di costruire se stesso e l'ambiente della propria vita associata, ovvero la città. Il raggiungimento del bene comune, potremmo dire, quindi, che sia la principale preoccupazione di Savioli, e questa costante tensione è ciò che lo guida in ogni scelta progettuale.
Per questo l'uomo è centrale nella città di Savioli, non solo perché ne è il creatore e perché è costruita a sua propria misura, ma anche perché la sua presenza fisica, i suoi movimenti, i suoi gesti o anche solo il suo sguardo sulle cose create anima di vita la città, definendone gli spazi. Infatti, la città di Savioli, pur riverberando per molti aspetti le formulazioni del 400 e del 500 sulle città ideali, se ne distacca. La città di Savioli non è geometricamente definita, statica e immutabile, come ad esempio la Sforzinda di Filarete. La fissità della città ideale del Rinascimento, con l'eccezione delle visioni di Leonardo da Vinci, scrive Savioli, la rende un fatto intellettualistico e non naturalistico e umano. I nuovi quartieri di espansione, infatti, pur avendo uno sviluppo simmetrico rispetto al fiume, che spiega Savioli è il naturale asse di simmetria di Firenze della sua espansione, sono densi di varietà e quindi di umanità. Savioli, infatti, non intende la simmetria in termini strettamente euclidei, piuttosto potremmo dire organologici. I quartieri che sorgono lungo l'Arno sono simmetrici, come lo è il corpo umano in movimento, come lo sono le figure di danzatori dipinte da Andrea del Castagno, che creano lo spazio attraverso i loro movimenti, come ci spiega Savioli. Pertanto, la città ideale è a un tempo razionale e naturale, costruita secondo ragione umana e secondo legge naturale, e in questo dualismo ci evoca infatti la città immaginata da Leonardo da Vinci, spesso evocata negli appunti di Savioli. Nelle sue visioni urbane, infatti, al contrario che nelle vedute di città rinascimentali, regna un vitale movimento, lo spazio è dinamico e poetico. Savioli non guarda alla Firenze del 400, bensì a quella cinquecentesca. Bartolomeo Ammannati, Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti sono i maestri del passato costantemente evocati nelle sue immagini architettoniche. Ma non solo. Con maestria compositiva, Savioli sovrappone alla Firenze manierista reminiscenze di città antiche, con visioni memori di città barocche, forse sotto l'influsso del pensiero di Michelucci, del quale il giovane Savioli a quel tempo era assistente presso la cattedra fiorentina di urbanistica. Michelucci, che nella città di Pompei e di Ercolano aveva scoperto il significato più profondo dello spazio dell'umanesimo, mentre la Roma barocca gli aveva rivelato la vitale umanità dello spazio dinamico, assente nella rinascimentale Firenze. Infatti, la rappresentazione della città di Savioli non è vincolata a schemi e regole geometriche, al contrario è caratterizzata da una grande varietà di viste e di visuali aperte su effetti teatrali e scenografici dello spazio urbano che Savioli immagina ricoperto di pitture e affreschi, frammenti di palazzi dalle linee manieriste, loggiati vasariani, ponti dalle linee michelangiolesche, statue, ninfei e giardini pensili, i cui effetti sono sempre pensati in relazione all'esperienza umana, all'effetto emotivo che la città ha sui propri abitanti, come evidenziano le note che accompagnano le viste urbane, rese vitali da figure umane nude come statue classiche e potenti nella loro corporatura come eroiche figure michelangiolesche. Paradigmatica di questa visione è la nota «L'uomo che sale le scale sul giardino pensile». Brevemente, un uomo, inizialmente annoiato dalle persone, vuole salire sul punto più alto del giardino del quartiere. Raggiunto il giardino, contempla la bellezza della città immersa nel paesaggio e il suo stato d'animo muta e diventa colmo di amore per tutti gli uomini e, scrive Savioli questo, allora ringrazia Iddio di essere nato. È chiaro, ormai, che il piano di espansione per Firenze non è un piano inteso nell'accezione propria della disciplina urbanistica, anche se un appunto del 5 ottobre del 44 è intitolato «Piano regolatore di Firenze», come se la recente liberazione della città, alla quale seguì l'immediato dibattito sulla ricostruzione del suo centro storico, richiamassero Savioli a sospingere le proprie ipotesi urbane verso una maggiore concretezza. Savioli
sceglie il terreno dove fondare la città. Ne studia la sezione orografica ottimale, coniugando la valutazione della reale orografia della Valle dell'Arno, le indicazioni della trattatistica, quella di Vitruvio e di Leon Battista Alberti, con la valutazione delle teorie urbane adottate in maniera di pianificazione urbanistica. Savioli è critico nei confronti del modello di espansione urbana ad anelli concentrici e per questo ipotizza un'alternativa. Firenze, cito Savioli, non deve espandersi alla periferia, né la zona di Rifredi, né la zona di Settignano, neppure le colline. Il più bello sviluppo di Firenze è lungo l'Arno, a monte e a valle, per quartieri staccati. Il fiume, infatti, prosegue poi Savioli, è la naturale direttrice di sviluppo per la città, la sola che possa evitare l'espansione incontrollata, dice lui, a macchia d'olio. Così i nuclei di nuova fondazione sono immaginati adagiati su una pianura erbosa, alle pendici di una conca collinare e attraversati dall'Arno, che in quest'ipotesi è reso navigabile da un sistema di bacini e canali che ne regimentano le acque e sono collegati con il territorio tramite linee ferroviarie interrate, mentre la viabilità automobilistica e pedonale sono sviluppate a quote diverse. Il piano terra sarà destinato al traffico, la quota sopraelevata sarà pedonale. Ogni quartiere, qui vediamo sulla destra i quartieri lungo l'Arno e sulla sinistra appunto la città più piani, il Duomo sullo sfondo e la cortina di verde che la circonda. Ogni quartiere, spiega Savioli, è cinto da fasce di parco e di giardini che lo delimitano, che quindi gli danno una forma definita. Nel lungo fiume, tra un quartiere e l'altro, il parco formerà una parete verde, mentre in corrispondenza dei lungarni cittadini gli edifici saranno rialzati su palafitte e collegati da ballatoi pedonali. Savioli pensa ad un incessante scambio di visuali dall'Arno verso la collina e viceversa, secondo canali prospettici predefiniti che scendono da spine stradali ortogonali al fiume. Al sistema delle chiese esistenti del centro storico fiorentino, Savioli sovrappone il progetto di nuove emergenze urbane che completino il sistema urbanistico simbolico della città. L'esempio di Giuseppe Poggi al piazzale Michelangelo si completa così con quello del piano urbanistico di Sisto V per Roma. Lo sguardo di Savioli sulla città, infatti, non è mai scisso da quello sul paesaggio. La città, il fiume, i parchi, le colline costituiscono un insieme organico inscindibile. Savioli, vediamo che coniuga abilmente passato e presente, le visioni urbane di Leonardo da Vinci con le più aggiornate teorie Le Corbusieriane, mentre la nota a margine di questo schizzo apre l'orizzonte a Frank Lloyd Wright. All'esterno, scrive Savioli, la natura cade sotto lo sguardo dei cittadini. Wright. Al contempo, la città di Savioli è profondamente classica, non tanto nelle forme esteriori, quanto perché è permeata da un profondo senso dello spazio pubblico, riflesso dell'aspirazione di Savioli ad una Firenze democratica come una polis greca. Gli edifici pubblici, infatti, nelle descrizioni di Savioli, sono permeabili e porosi, non devono essere chiusi, ma, scrive Savioli, abitati da tutti. Così, con straordinaria abilità creativa, Savioli sembra riflettere sul Palazzo Fiorentino del Quattrocento, additato dal maestro Michelucci come esempio di un'architettura introversa ed estranea alla vita della città e quindi dei suoi cittadini, e ne prova a forzare il tipo chiuso all'esterno e aperto verso la corte centrale. I ballatoi, le strade pedonali immaginate da Savioli, penetrano nelle architetture destinate alla collettività. A volte ne attraversano le corti interne, altre volte, invece, definiscono dei loggiati che ne aprono i piani terra, stabilendo una continuità visiva, fisica e spaziale tra architettura, città, colline e fiume.
Le strade, così, cessano di essere dei corridoi dai quali si vede solo la crosta, la chiama così Savioli, degli edifici. Bisogna guardare, scrive Savioli, agli esempi degli antichi, la loggia del Palladio a Vicenza, il Palazzo del Popolo a Orvieto. Non si tratta solo di una erudita e creativa rilettura degli esempi del passato, ma del riflesso di una posizione etica. È l'aspirazione a una città democratica e libera, nella quale non vi sia separazione tra interessi privati e collettivi, perché la vita è concepita in modo unitario e così la città, che è il riflesso della società. Una verità che Michelucci aveva compreso visitando i resti antichi delle città sepolte, Pompei ed Ercolano, e poi aveva tramandato ai suoi allievi attraverso l'insegnamento. Il fiume è il luogo privilegiato di queste relazioni. Il fiume è il protagonista della città ideale insieme all'uomo. Tutto è pensato in sua funzione. È la spina dorsale dell'espansione della città, con i nuovi quartieri disposti lungo il suo corso. È il nesso organico tra le sponde opposte della città. Lungo il suo corso si affacciano le piazze, i palazzi pubblici, le funzioni collettive. Su di esso convergono le spine monumentali che scendono dai giardini pensili e sul fiume convergono tutti gli sguardi di coloro che passeggiano sui terrazzamenti che modellano la collina intorno alla città, e la sua vista è di conforto agli abitanti della città ideale. Ma il fiume, per Savioli, rappresenta molto altro. In uno scritto di un Savioli ormai maturo, forse, possiamo coglierne il significato più profondo, già in nuce in quegli anni giovanili. L'umanità, cito Savioli, si può appunto paragonare al corso di un grande fiume. Gli esseri viventi sono paragonabili alle ultime frange di questo fiume in corso. A queste spetta il duplice compito, un duplice compito. Uno è quello di dover sempre, tenendo fisso lo sguardo di fronte, tentare una possibilità di trovare una traccia, un'eventuale apertura, una possibile breccia in avanti. L'altro è quello di dover contemporaneamente sostare un istante per verificare se la corrente alle spalle continua, per così dire, a premere. Mi sembra di poter dire allora che quando viene a mancare la verifica della sollecitazione alle spalle, ovvero della storia, viene a mancare la validità, l'autenticità, la realtà della sollecitazione in avanti. Le innumerevoli citazioni che si sovrappongono nelle visioni urbane di Savioli, abbiamo visto città manieriste, barocche, città classiche, sono rivitalizzate dall'energia creativa, non sono eclettiche memorie del passato, esse testimoniano il nostro essere nella storia e quindi sono le fondamenta della città futura. Mi avvio verso la conclusione. Tuttavia, la bellezza della città di Savioli sembra essere ammantata da un velo di tristezza. In una nota di Savioli, il paesaggio infatti è descritto al calare del sole, con l'aria che si fa mossa, le nuvole ben disegnate nel cielo, tutto che risplende dei riflessi rossastri e dorati del tramonto, le colline che si fanno scure, le ombre che si allungano sui tetti della città, gremita di gente sulle terrazze, nelle piazze e dentro le case. Non credo che questa immagine sia solo l'espressione della sensibilità pittorica del giovane Savioli. Così come il disegno della fontana, con al centro una figura scolpita che ci ricorda il Cristo giudice affrescato da Michelangelo nella Cappella Sistina, forse non è solo l'espressione di un'erudita citazione artistica, bensì del sopraggiungere nella coscienza di Savioli del dubbio. Sulla città ideale cala la sera. Gli uomini saranno giudicati per i loro peccati, ora come 500 anni fa. Questa immagine appare come il simbolo della critica di Savioli alla disumanità del proprio tempo, dalla quale nasce la sua città. Tuttavia, questo vacillare delle certezze
non deve essere interpretato come il presagio di un'imminente sconfitta della città ideale e quindi dell'uomo e delle sue aspirazioni. La città di Savioli, abbiamo visto, non è solo razionale, è anche naturale e quindi è in divenire, e il dubbio è un ulteriore vitale movimento dell'animo, è l'imprescindibile presupposto per future evoluzioni, cambiamenti e miglioramenti. In conclusione, la visione urbana di Savioli, sviluppata durante gli anni drammatici della guerra sul doppio registro della progettazione urbanistica e dell'utopia, manifesta con evidenza il valore oristico della progettazione utopica come mezzo per superare la contingenza quando le problematiche storiche, sociali e urbanistiche sono di tale gravità che appellarsi alla potenza dell'immaginazione appare la sola possibilità di pensare alla città. L'utopia di Savioli, in ultima analisi, ci ricorda la necessità di risvegliare la nostra coscienza utopica per ricominciare a desiderare, progettare e costruire, secondo desideri, aspirazioni e valori, la polis di oggi. Grazie. E mi sembra che a corollario di quanto detto sia su Edoardo Detti, sia su giovanissimo Savioli, una riflessione che fu di Piero Bigongiari, il quale proprio alla metà degli anni 40 o giù di lì disse che ciò è bello ciò che è necessario e tutto ciò che non è necessario diventa assolutamente brutto. E le città immaginate, utopiche e reali di Savioli, giovanissimo, e Detti per tutta la sua vita, sono umanamente necessarie. E questo credo sia sintesi dei pensieri sui quali stiamo lavorando in questo pomeriggio di approfondimenti. Ringrazio Francesca Privitera e vorrei adesso dare la parola a Paola Ricci. Benvenuta Paola. Paola Ricco, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, ci parlerà di frammenti di spazio e di sogni. Leonardo Ricci, dal quartiere di Sorgane alla città. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui. Leonardo Ricci è stato pittore, è stato architetto, ha lavorato nell'ambito del progetto a varie scale, dalla casa alla città. Chi lo ha conosciuto di Ricci ricorda l'indole libera, dirompente, a volte incoerente. Le sue architetture testimoniano un grande talento nel pensare lo spazio. In occasione del centenario della nascita ci sono state diverse iniziative espositive, una interessante a Parma presso il Centro Studi della Comunicazione e Archivio della Comunicazione, e era una mostra prevalentemente incentrata sui disegni. A Firenze invece, nella nostra città, nell'ex refettorio del complesso di Santa Maria Novella, un'altra mostra ha dato spazio intrecciando disegni, produzione pittorica e parole di Leonardo Ricci. Ugualmente sono emersi numerosi studi e iniziative editoriali portate avanti da studiosi di varie generazioni che pertanto possono anche offrire un punto di vista anche diverso sull'opera di questo importante architetto. Io vorrei raccontarvi alcuni aspetti di questo personaggio attraverso un percorso diacronico, quindi che non seguirà un filo cronologico, ma che vuole mettere a fuoco alcune rilevanti tematiche, dalla ricostruzione al tema della comunità, al quartiere di Sorgane, per arrivare alle strutture urbane. Firenze, dopo il 4 agosto 1944, era così, un'immagine che anche Francesca Mugnai ci ha presentato poco prima, Ricci si trova in questa situazione e comincia a partecipare attivamente alla ricostruzione. Ricci ha 26 anni, si è laureato da due e si è laureato con Michelucci, che è stato il suo maestro.
In quella che Zevi ha definito la caotica vitalità della ricostruzione, Ricci quindi fa la sua parte e lo fa in prima battuta lavorando con due dei suoi compagni di studio, ovvero Leonardo Savioli e Giorgio Cori. Sono quegli anni in cui c'era bisogno di dare un contributo. Ernesto Nathan Rogers, dalle pagine di Domus, ricordava un'urgenza condivisa e comune tra gli architetti. Scrive Rogers, si trattava di formare un gusto, una tecnica, una morale, come termini di una stessa funzione. Si trattava di costruire una società. Non c'è tempo da perdere a illustrare Cianfrusaglia. E quali sono allora i temi di lavoro? Uno dei temi di lavoro su cui Ricci si concentra sono i piani di ricostruzione. Qui ne vediamo uno, il piano per Vicchio. Questo schizzo è molto efficace e ci fa capire come ci sia la vera e propria comprensione del sistema territoriale. In questo schizzo vediamo la Sieve che scorre in basso nel disegno, il ponte a Vicchio, che è un'emergenza storica di notevole rilevanza. Vediamo la città, che è città di fondazione, fondata negli anni della Repubblica Fiorentina, e poi vediamo il sistema del territorio, quindi il crinale appenninico e le valli che si innestano su e sua pettine. In questo sistema Ricci innesta il suo progetto e la città nuova si espande in continuità con quella antica, in un dialogo continuo. E la città nuova ha una forma molto precisa e molto definita, che si trova sempre in una relazione con il paesaggio. Queste sono alcune immagini delle prefigurazioni di come Ricci prefigurava alcuni degli spazi urbani. È un'architettura di estremo rigore, Ricci poi perseguirà un percorso molto più libero nella forma architettonica, ma sono già presenti due punti molto importanti, ovvero il tema del percorso all'interno della città e il tema dell'edificio simbolo, lo vediamo in particolar modo nell'immagine sulla destra, ovvero la porta. Ricci ripropone una nuova porta in sostituzione di quelle che furono bombardate durante la guerra. L'altro tema molto importante diffuso nel periodo della ricostruzione è il tema dei ponti. Proprio stamattina si parlava di Firenze come la città dei ponti. Ricci produce circa 15 progetti per partecipare a concorsi volti alla ricostruzione di ponti diffusamente distribuiti in Toscana. E qui vediamo in particolar modo la proposta alle casette per il ponte alle Grazie, che poi non fu accolta. Il ponte alle Grazie poi fu realizzato su progetto di Michelucci in collaborazione con Detti. E l'antico tema delle casette che caratterizzavano il precedente ponte Rubaconte viene reinterpretato con forme espressive, molto più espressive, che integrano le pile del ponte appunto con questa reinterpretazione delle case sul ponte, fino poi a proseguire nel momento della ricostruzione. L'altro tema che Ricci, Savioli, Detti, Michelucci, tutti costoro sentono particolarmente inevitabilmente è la ricostruzione del cuore di Firenze. E qui in questo progetto è rilevante come tanto il pieno e quindi l'isolato, la ricomposizione dell'isolato, quanto il vuoto e quindi la distribuzione di tre piazze lungo l'asse da ricostruire siano appunto equivalenti. Sono i due temi in cui si gioca l'equilibrio di questo progetto e pertanto rispetto al Ponte Vecchio si individuano due piazze intestata dai due lati del fiume. Ma passiamo al tema delle comunità, l'altro tema rilevante nella produzione di Ricci. Le comunità, in particolar modo mi riferisco a due comunità che Ricci ebbe occasione di frequentare grazie alla sua amicizia, alla sua consuetudine con Tullio Vinai, che chiede a Ricci di costruire prima a Prali, vicino Torino, e poi in Sicilia, quindi ai due estremi dell'Italia, il villaggio valdese, oggi appunto centro ecumenico Agape a Prali.
Vari sono i commenti dal punto di vista della forma architettonica su quest'opera di Ricci. È un'opera che dimostra che qui Ricci ha ancora tanto poi da mettere a fuoco in seguito nel suo formulare gli spazi e l'architettura. Però di questo tema, di questo episodio, è rilevante, interessante notare come Ricci articola due argomenti, ovvero la strutturazione del sistema tramite padiglioni, quindi padiglioni articolati e disposti lungo la collina, e poi il tema appunto del rapporto con il paesaggio. Siamo in una situazione orografica che, come si vede da questa immagine sulla destra, è piuttosto accentuata, quindi Ricci appunto cerca la soluzione migliore per disporre i vari corpi e le varie architetture nel paesaggio. Molti anni dopo l'esperienza di Prali, sempre con Tullio Vinai, Ricci ha occasione di lavorare a Monte degli Ulivi, per il villaggio valdese di Monte degli Ulivi a Riesi. Siamo nel cuore della Sicilia e potete appunto immaginare quale fosse all'epoca la situazione sociale, economica di questi luoghi. E Ricci in questo villaggio ha occasione di lavorare fianco a fianco con chi materialmente ha costruito gli edifici, ovvero i volontari che si sono resi disponibili appunto per realizzare questo centro. Il villaggio comprende vari edifici: l'asilo, la scuola elementare, l'officina, la casa comunitaria, le abitazioni e la chiesa. Rimase l'ultimo edificio in programma e poi in realtà non fu realizzato. Da queste immagini si nota come la relazione con il territorio, rispetto al precedente caso di Prali, si arricchisca molto. Il progetto qui diventa quasi un progetto bifronte, ovvero in alcuni scorci, come a destra, l'architettura sembra un'escrescenza quasi spontanea della terra, proprio per l'uso della pietra, della materia così evidente, e le forme organiche anche molto articolate sulla collina. Vista invece da altri scorci, l'architettura appare come un elemento dirompente nella campagna siciliana, con la quale però è in costante relazione grazie a questi tagli e alle aperture che si affacciano dalle architetture sul paesaggio. Il testo di Ricci, con cui è presentato questo progetto sulle pagine di Nomus, è un testo denso e coinvolgente. È questa un'altra caratteristica di Ricci, ovvero la forza di avvolgere il lettore in ragionamenti liberi da schemi. E Ricci, parlando proprio di questo progetto, afferma che la bellezza dell'architettura non deriva dalla forma, bensì dipende da quanto l'architettura riesce ad essere vitale e a offrire senso alla vita dell'uomo. In questo senso, allora, mi verrebbe da dire, va letta una delle frasi che Ricci scrive nell'anonimo del XX secolo, uno dei suoi libri più noti, e che recita così: brucio dall'orgoglio di costruire cose belle. Ecco, quel bello per Ricci non è una questione di forma, ma è una questione di adesione al vero, adesione ai sentimenti e alle aspirazioni degli uomini che nelle sue architetture avrebbero dovuto vivere. Faccio una breve carrellata tra alcune delle architetture. Il villaggio di Monte Rinaldi, che conosciamo perché appunto qui sulla Bolognese, vicino a noi, è un progetto che si sviluppa nel corso del tempo, dal 43 al 63. Anche qui, a suo modo, c'è sotteso in maniera molto forte un'idea di comunità. Ricci acquista un terreno, vende i lotti ad alcuni amici e intellettuali e mette però come unica condizione di poter fare lui stesso il progetto. Chi partecipa dunque, chi è interessato, aderisce a un progetto sperimentale e l'orizzonte, ancora una volta, è la comunità,
una comunità di intenti in partenza, ma anche poi una comunità concreta e fisica, perché non esistono recinzioni e questo incentiva e incrementa i rapporti sociali. Dorfles recensisce la casa di Ricci nel villaggio di Monterinaldi si trova su Domus del 1957 con un ricco apparato iconografico e mette in evidenza il superamento di quel dualismo che allora caratterizzava il problema della forma architettonica, ovvero tra razionalismo e un approccio organico. Ecco, Ricci non è amante delle etichette, supera queste categorie e ricerca invece uno spazio nuovo che viva nel rapporto col contesto, col paesaggio. Anche qui siamo addossati ad una collina scoscesa e siamo nei pressi di una cava. Talvolta la roccia affiora e entra a far parte dell'architettura stessa. E allo stesso tempo, quindi, oltre a questo tema di relazione con lo spazio esterno, c'è un tema di composizione degli spazi interni in modo libero, per dare la possibilità appunto di vivere liberamente lo spazio dell'abitare. Tanto che appunto poi, dopo il commento di Dorfles, sempre sullo stesso articolo di Domus, di cui qui vediamo alcune immagini, segue un commento di Ricci che dice: «Così nascono le mie case. Dall'analisi della vita nascono spazi e forme non abituali, ma forme e spazi conseguenti, non invenzioni a prioristiche dell'architetto». Tra le numerose case di Ricci, alcune che possiamo citare sono queste: la casa Mamborgese, Forte dei Marmi. Qui il tema interessante che poi Ricci riprenderà a Sorgane è il tema del radicamento al suolo. Radicamento, ma allo stesso tempo quasi sollevamento, qui risolto con i setti in pietra con profilo inclinato e bilanciati dalla falda unica di copertura convergente verso il centro. Pietra e intonaco sono i materiali. Anche da questo progetto emerge invece un altro tema che poi Ricci si porterà dietro nell'esperimentazione di Sorgane, che è il tema del setto e della mensola a sbalzo. Lo si vede bene in particolar modo nella foto a destra, dove i setti strutturali in cemento sono in evidenza e si alternano a delle fasce orizzontali molto espressive che ipoteticamente potrebbero essere intonacate. E ancora il tema dell'attacco a terra. Il radicamento al suolo è un argomento su cui la maggior parte delle architetture di Ricci si concentrano. Un altro tema che poi confluirà sempre nel quartiere di Sorgane è quello dell'edificio a torre, quindi che era argomento di sperimentazione. Pensiamo alla Torre Velasca di Milano, che è stata un'opera manifesto, ma pensando invece poi a Michelucci, Michelucci stesso progetta un grattacielo per Sanremo nei primi anni 50, e Ricci anch'egli sperimenta su questa nuova tipologia, non così diffusa per allora in Italia come lo era già all'estero, tipologia che nel contesto italiano poi ha sollevato anche grosse problematiche in termini di inserimento ambientale e di tutela del paesaggio. E dunque abbiamo un po' di ingredienti per cominciare a avvicinarci al tema del quartiere di Sorgane. Questa è un'ortofoto del Pian di Ripoli al 1954 e la zona di Sorgane è quella che vedete più o meno delimitata in rosso. Il 1954, quasi mi verrebbe da dire, è un anno cruciale. Stamattina ne è già stata fatta menzione nel momento in cui è stata ricordata l'inaugurazione dell'isolotto e quindi la cerimonia di consegna delle chiavi da parte di La Pira ai cittadini dell'isolotto e quindi il discorso noto: non case ma città. Ebbene, proprio in quella stessa occasione, La Pira, nel finire del suo discorso, annunciò questo nuovo quartiere a Sorgane. Un nuovo quartiere, una nuova città satellite è già alle viste a Bagno a Ripoli.
Col tempo, nel 1956, un gruppo di 37 architetti si mette a lavorare sul progetto. È un gruppo molto folto e all'interno ci sono molti dei personaggi che abbiamo visto fin qui oggi, quindi Michelucci, Giovanni Michelucci è il capogruppo, Leonardo Ricci, Leonardo Savioli, Gori, Cetica, Ferdinando Poggi, tutti costoro di area toscana, ma appunto guidati da Michelucci, si mettono a lavorare su questo progetto di nuovo quartiere a Bagno a Ripoli. Il progetto che qui vedete viene subito considerato come ricco di spunti e di punti di interesse. L'immagine a sinistra è l'immagine con cui il progetto viene veicolato, quindi viene pubblicato, conosciuto e diffuso. L'immagine a destra, un po' meno nota, ma forse più eloquente, nell'evidenziare come il sistema degli spazi pubblici che vedete rappresentati nel colore marrone è il sistema che insieme al sistema del verde e insieme al bosco della collina di Sorgan, che si trova proprio nel centro del quartiere, ecco, sono i due sistemi che innervano il quartiere e su questi si articolano le varie zone residenziali. Qual è stato il contributo di Ricci allo sviluppo del progetto di Sorgan? Progetto che appunto viene associato certamente all'importanza della figura di Michelucci, però devo dire che è stata, come forse Michelucci avrebbe piacere di riconoscere, un'opera collaborativa, un'opera corale. Nel senso che avvenivano delle riunioni, tutti i progettisti si sedevano intorno a un tavolo e cercavano di mettere a fuoco i temi progettuali su cui sviluppare tutto il master plan del quartiere. Il contributo di Ricci è stato un contributo in termini di concetto, nel senso che è stato lui che ha messo in evidenza in maniera molto particolare e approfondita l'importanza di far sì che le architetture si relazionassero con due fenomeni molto importanti presenti in quel contesto, ovvero la collina di Sorgane e l'Arno. E in questa fase allora nasce l'idea di poter avere edifici che si sviluppano in lunghezza, in senso trasversale alle curve di livello e quindi in senso trasversale alla collina, di cui si può avere qualche traccia nello schizzo che vedete a sinistra, laddove appunto si vedono queste linee che tagliano la collina. Ma Ricci appunto ha avuto anche un importante ruolo nella visualizzazione del progetto, quindi facendo questi due schizzi nel quale in uno, quello a sinistra, si vede molto bene ciò che prima ho evidenziato, quindi il sistema dei percorsi, ma si aggiunge un altro aspetto molto interessante, ovvero la presenza di architetture simboliche agli ingressi nel quartiere. E quindi qui in basso, proprio all'ingresso sulla via di Ripoli, un altro punto è questo. E il progetto appunto si caratterizza per la compresenza di un centro, di due piazze, una in questa posizione e l'altra in quest'altra posizione, la piazza bassa e la piazza alta di Sorgan, rispettivamente il cuore economico e il cuore simbolico del quartiere, perché in basso ci sarebbe stato il mercato e in alto ci sarebbe stata la chiesa. E la relazione tra questi due elementi si vede bene nello schizzo adiacente, dove effettivamente vengono rappresentate queste due piazze e il ponte di collegamento, che è il percorso che le unisce, ovvero questo. Moltissimi sforzi progettuali sono stati fatti nel mettere a punto il progetto del quartiere di Sorgan, e anche in tempi brevissimi, perché la macchina amministrativa era molto crudele e richiedeva impegni e un'attività di progettazione molto serrata. Si tratta di un quartiere CEP, tutto quello che riguardava questo quartiere aveva, dal punto di vista amministrativo e burocratico, aveva la necessità di essere riferito a Roma.
Quindi il contesto è anche quello di una iniziativa di edilizia pubblica che deve seguire certe specifiche normative. Intorno a Sorgane si apre la polemica. Allora, non mi addentro più di tanto in questo tema e nelle due visioni che si scontrano su Sorgane, perché di fatto le abbiamo un po' già raccolte. Stamattina Andrea Leardi ci ha parlato di Michelucci e del tema della città variabile, il tema della città come luogo della vita dell'uomo che è in continuo divenire. Poco fa Francesca Mugnai ci ha parlato dell'importanza che Edoardo Detti conferisce allo strumento del piano regolatore. Ecco, la polemica intorno a Sorgane, che è stata una polemica mediatica durata anni, si costruisce proprio intorno allo scontro di queste due visioni. Da una parte la visione di Michelucci e dall'altra parte la visione di Detti. È proprio Detti, infatti, che per primo in Consiglio Comunale nel 1956 si oppone a Sorgane, insieme a Mario Fabiani, ponendo un'interpellanza alla Pira. Questa dicotomia, quindi questo scarto tra due visioni così differenti, poi appunto calato nei processi che sono quelli connessi al fare città, porta titoli dei giornali come quelli che qui vedete, titoli che chiaramente sono anche dovuti a una linea editoriale ben specifica. Il Giornale del Mattino inevitabilmente avrebbe titolato all'epoca Firenze ha bisogno di case per essere più bella, proprio perché appunto vicino alla Pira. Scalfari sull'Espresso, Firenze sbaglia strada, ma questi sono solo veramente due assaggi di una rassegna stampa molto cospicua, per arrivare poi all'episodio culmine che è il convegno Firenze-Sorgane e il piano regolatore, che si è svolto nel giugno del 1957. Su questo convegno Detti chiaramente ha avuto un ruolo fondamentale, pur di fatto non apparendo in maniera esplicita, ha fatto sì che arrivassero a Firenze Zevi, Astengo, Quaroni, tutto un insieme di urbanisti che si sono confrontati proprio sul tema di Sorgane. Il convegno è stato in realtà organizzato da Ragghianti, con cui appunto Francesco Mugnai ci ha ricordato era amico di Detti, e quindi si è prodotto questo episodio che ha avuto una risonanza mediatica molto diffusa, tanto che in quella stessa occasione, proprio per il convegno, fu distribuito il opuscolo compilato da Roberto Papini, Firenze a pezzi e bocconi, ed era stato venduto nelle edicole, quindi proprio un tema di dibattito esteso a tutta la cittadinanza. Il punto di svolta avviene chiaramente nel momento in cui Detti e la Pira si siedono allo stesso tavolo e nel momento in cui viene superata quella situazione per Detti allarmante della carenza del piano regolatore. Il motivo sostanziale per cui Detti si era opposto al quartiere di Sorgane era proprio perché una pianificazione di un quartiere così ampio non era pensabile nell'ambito di una situazione urbana in cui c'era un'assenza di piano regolatore. E quindi Sorgane, appunto sul punto sul quale la Pira e Detti trovano un compromesso, viene ridotto. Quindi da un villaggio di 12.000 abitanti si passa a un villaggio di 4.000 circa. Cominciano i cantieri. Su questa foto mi piace ricordare una citazione di Leonardo Ricci quando accenna alla bellezza del momento in cui si vedono i solchi nel terreno pronti a ricevere le fondazioni. E questa foto di cantiere, dove si vedono in primo piano gli edifici di Ricci e sullo sfondo gli edifici di Savioli, è molto significativa di un paesaggio in trasformazione. Quello che era un paesaggio rurale caratterizzato da campi e da architetture rurali, case coloniche, diventa un quartiere popolare.
I cantieri cominciano e queste foto scattate in quel periodo appunto ci dimostrano quali sono i temi rilevanti dal punto di vista architettonico. Per Ricci il tema più importante è quello del percorso, e questo tema viene declinato con una piastra unica alla quota del primo piano, che costituisce l'elemento di continuità tra tutti gli edifici di Sorgane. E poi costituisce anche il punto di arrivo di tutti i percorsi di risalita degli edifici e di tutti i ballatoi. I percorsi di risalita, quindi le scale e i ballatoi, sono per Ricci spazio della comunità. In queste immagini ancora si vede in maniera molto efficace il tema della città in del paesaggio agrario in trasformazione. Questo in particolar modo è una foto efficace perché sullo sfondo si vede la collina del Belvedere, è questo il toponimo con cui viene definito quella casa che si intravede dietro questo gruppo di cipressi. E Ricci a Sorgane costruisce appunto una delle parti, le altre porzioni del quartiere sono di Savioli e un'ulteriore porzione del quartiere è di Ferdinando Poggi. Vi passo in rassegna alcune immagini e alcuni disegni. Le tipologie sono tutte differenti, ci sono edifici in linea, c'è un edificio a corte, e quindi c'è una varietà tipologica molto spiccata, pur nella permanenza del tema della macrostruttura e nella permanenza del tema della lama strutturale, che è il dispositivo progettuale che Ricci adopera. Vorrei farvi vedere questa, di nuovo questa immagine, in particolar modo quella a destra, che dimostra come Ricci non pensi ad una macrostruttura soltanto, cioè l'idea di macrostruttura non è da far coincidere con il singolo edificio, ma sarebbe nell'intento di Ricci da far coincidere con tutta questa serie di edifici concatenati l'uno con l'altro. Ricci appunto afferma che per lui è stata la verifica di uno spazio nuovo per una nuova società, malgrado i numerosi errori che possono essere stati commessi durante questo lungo e faticoso processo, perché appunto i conflitti non sono mancati. In queste immagini si vedono alcuni rapporti con il paesaggio, il tessuto urbano circostante e appunto la macrostruttura di Ricci e la vista di Sorgane nelle relazioni con la Firenze della cupola, e quindi tutta la piana fiorentina. Ricci è stato un esistenzialista, ha scritto questo libro molto denso, è stato l'anonimo del XX secolo, nel quale si veicola l'idea di una città-terra. È stato pittore che ha attraversato anche modi di esprimersi molto differenti, da una prima fase astratta ad una seconda fase ancora astratta ma più strutturata fino all'informale, e poi ha concluso la parte, seguono due decenni di attività ancora molto articolata, ma uno dei temi nei decenni successivi è il tema degli studi sulle megastrutture e sulla struttura urbana, sempre lavorando sull'idea dell'aggregazione e intorno ad una struttura portante fissa nella quale potessero innestarsi in maniera molto libera, aperta e cangiante i vari spazi per l'abitare. Nell'idea di Ricci appunto le città sono il luogo nel quale è necessario arrivare a vivere in una maniera nuova, con un nuovo sistema di relazioni. Per concludere, sarò rapidissima, vorrei solo mettere in luce tre temi. Quindi mi sono chiesta quali, alla luce di tutto ciò, e questo è veramente un percorso molto brevissimo nella ricchezza della produzione di questo architetto, quali possono essere le tracce da raccogliere appunto nel percorso di Leonardo Ricci pensando alla città giusta. Una prima traccia è questa: sostenere un'idea non è mai privo di ripercussioni. Ci vuole coerenza, costanza e forza, e bisogna mettere in conto anche un margine di rischio.
La città giusta non è un obiettivo, ma è un processo che non è privo di conflitti, e il caso di Sorgan appunto lo dimostra. Un secondo tema. In questo processo è necessario lasciare spazio all'esperienza, procedere per domande, calarsi, secondo Ricci, nel sentire degli uomini. Dai progetti per i villaggi valdesi al progetto di Sorgane fino ai modelli urbani, Ricci si pone domande sempre nuove e diverse che tengono conto del singolo momento nella storia. E il terzo è la forza dell'interdisciplinarietà. Il pensiero dell'architettura si forma per contaminazione con la filosofia, con la pittura, con la tecnologia e con tutte le altre discipline che possono offrire spunti utili al progetto. Progetto che Ricci ha sempre impostato su un approccio dinamico e aperto. Alcuni dei testi di Ricci sono solcati da una vena di pessimismo, ma malgrado ciò non abbandona la speranza, ed in uno dei suoi ultimi scritti, pensando al futuro, commenta: frammenti di spazio e frammenti di sogno per un'architettura che verrà a scala diversa, con materiali diversi, per una speranza collettiva. Grazie. Grazie. Grazie, e mi scuso per i tempi davvero contingentati, quindi chiamo subito Claudia Buscelli. Bene, allora correggo, Claudia Buscelli attende ancora e chiamo allora Maria Silvana Salvini. Benvenuta, saluto Maria Silvana Salvini, Università di Firenze, è il titolo della sua relazione, l'urbanizzazione e i movimenti migratori. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito agli organizzatori. Io sono demografa, sono stata demografa presso il Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, e quindi i temi che si sono declinati fino adesso, come dire, sono lontani dal modo in cui io affronterò un discorso sulla città, in particolare su Firenze, perché mi rifarò a dati piuttosto che a pensieri di architetti o urbanisti, quindi sono un po' un outlier in questo senso. Di che cosa parlerò? Intanto molto più brevemente di quanto viene qui riportato. Intendevo fare un ragionamento su un processo di urbanizzazione in Europa, quindi in senso lato, e parlare di urbanesimo, cioè di spostamenti dalle campagne alla città con i movimenti migratori, con digressioni sia sulle megalopoli europee che sulle città italiane, e nella seconda parte parlare di Firenze, Firenze come era, com'è e come potrebbe essere. Tralascerò il discorso dei nuovi quartieri, perché se ne è parlato così ampiamente oggi, sia per quanto riguarda l'Isolotto, sia per quanto riguarda Sorgane.
salterò alcune cose, mi perdonerete, e nella prima parte definizioni e processi. Sulle definizioni è importante dire che, come esprimano alcuni geografi, come l'importante geografo francese Pierre Georges, che come definizione dice che ovviamente la popolazione si può ripartire secondo la residenza in popolazione urbana e in popolazione rurale, ma la definizione è più ambigua di quanto sembra, semplicemente dicendo, basandosi su una distinzione. Perché ambigua? Perché ogni Stato dà un suo riferimento alla definizione di città. Sia noi che i francesi facciamo riferimento al comune, ma essendo il comune molto, molto diverso come dimensione per quello che riguarda la Francia da quello che riguarda l'Italia, ecco che la comparazione fra gli stati, questi due stati, ma tutti gli stati, diventa difficile. L'Istat dà una definizione di città dicendo che intanto dare una definizione è difficile, e tant'è, questo l'abbiamo già detto. Gli elementi che fanno di un luogo una città sono certo la dimensione, ma non solo, sono certo la forma, ma non solo, sono eterogeneità o omogeneità per quanto riguarda le attività e le relazioni sociali. Quindi, sinteticamente, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, la città potrebbe essere definita come la concentrazione di popolazione e funzioni su un territorio dotato di strutture stabili. Badate, è, come si è detto, una definizione di tipo statistico. Oltre a Pierre Georges, tanti altri geografi non hanno parlato di definizioni di città, perché è importante soffermarsi sulle definizioni, come fa Gottman, che dice la città e il territorio sono concetti in evoluzione, o Louis Mumford, che già è stato nominato, mi sembra, nella giornata, nella sua opera La città della storia, nella storia sintetizza in una sola frase quello che è stato il processo di evoluzione della città nel corso dei secoli, ossia ci dice, e sono definizioni degli anni 60 come quelle di Pierre Georges, questo libro si apre con una città che era simbolicamente un mondo e si conclude con un mondo che è diventato per molti aspetti pratici una città. Il salto sulla storia dell'urbanizzazione, e dico soltanto come nel periodo a noi più recente, quindi a partire dal 1650-1700 circa, la percentuale di popolazione che vive nelle città si è aumentata in maniera visibilmente importante, fino a raggiungere ad oggi oltre il 50%. In questo grafico, dove si riportano gli ultimi 100 anni di urbanizzazione nel mondo, che vanno dal 1950 fino, utilizzando le proiezioni delle Nazioni Unite, il 2050, si vede che nel 2009 c'è stato il sorpasso della popolazione urbana sulla popolazione rurale. Quindi oggi possiamo dire che la crescita urbana ha avuto un andamento secondo un esponenziale, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite questo avverrà anche in futuro, controbilanciando la diminuzione della popolazione delle campagne. Questo perché è importante? È importante demograficamente dal punto di vista quantitativo, ma è importante anche dal punto di vista qualitativo, perché il sistema di vita della popolazione, beh, non importa, lo dica a voi, perché abbiamo assistito in tutta la giornata a queste declinazioni, cambia il sistema di vita della popolazione, via via la popolazione si insedia nelle città.
Il nostro paese partecipa a questa tendenza globale. Oggi in Italia vive nelle città circa il 75% della popolazione e questa percentuale è destinata a crescere. La conseguenza di questo esodo verso le grandi città è lo spopolamento dei piccoli comuni. E allora si è aperto un dibattito da svariati anni ormai, se questo sia un aspetto positivo o sia un aspetto negativo, ossia quanto è importante dal punto di vista economico e sociale la crescita della popolazione nelle città, ma soprattutto la crescita della popolazione delle grandi città, ma se questo è controbilanciato da un depauperamento dei piccoli comuni, è una cosa buona o è una cosa non buona, ripeto, dal punto di vista economico e sociale? E una risposta ovviamente ancora non è data. E l'urbanesimo dalle campagne alle città, dalle città alle campagne, ci dice che le indagini che sono state fatte sulla qualità della vita ci rivelano di fatto che forse in molte realtà è migliore la qualità della vita nei piccoli comuni da un punto di vista delle relazioni sociali, da un punto di vista della presenza del verde, della presenza di rapporti sociali più vicini, più stretti, ma quanto è importante, d'altra parte, la crescita dell'economia, che appare decisamente più rilevante, quantomeno in termini di sviluppo, nelle grandi città. E se l'urbanesimo porta e l'urbanizzazione porta lo spostamento dalle piccoli borghi, dalle campagne alle città, il fenomeno inverso, ossia il fatto che molti cittadini tendano a lasciare, del resto sta succedendo, lo vedremo forse, sta succedendo anche a Firenze, tendono a lasciare il centro, tendono a lasciare la città più grande, anche se certamente Firenze non si può definire una metropoli, ma tendono a lasciare la città più grande per stabilirsi nei piccoli borghi, per stabilirsi laddove intanto costano meno le case, e questo è già, e ci sono, nel senso che sono costruite più facilmente case in quelli che in altri paesi vengono chiamati sobborghi, diciamo, nelle periferie. D'altra parte, per quanto riguarda i piccoli borghi, meno rilevanza è data alla sanità, alla scuola, alla mobilità, cioè voglio dire le strutture sono più importanti nelle grandi città e la qualità della vita forse è più importante nelle piccole città. Si assiste quindi a due fenomeni opposti. L'inurbamento, quando la popolazione fugge dalle città minori e dai piccoli borghi per sfruttare le opportunità delle grandi città. Il movimento opposto, dalle grandi e medie città alle zone limitrofe. Se nei paesi ricchi si cerca di lasciare il contesto urbano, in particolare le grandi metropoli, per rifugiarsi nelle campagne e nei borghi, nei paesi poveri sta avvenendo, nei paesi in via di sviluppo, sta avvenendo il contrario. Le grandi città si allargano sempre di più e spesso anche in mancanza di strutture, in mancanza di acqua potabile, di fognature, insomma, si ha a che fare con città che si allargano con le baraccopoli, che si allargano con le bidonville. Tralasciamo Parigi e Londra, che sono nel nostro cuore, ma che in questo momento siamo molto ristretti ai tempi. Dicevo dei paesi in via di sviluppo, tutto quello che passa attraverso le megalopoli come Dhaka, Mumbai, Lagos o Karachi, vedono l'allargamento delle città in modo certamente poco strutturato, con tassi di inquinamento particolarmente elevati. Insomma,
a fronte delle grandi attività economiche sociali delle città, ci sono spazi meno ampi con una densità maggiore e con luoghi più inquinati che si instaurano nelle bidonville. In Italia noi sappiamo che il problema è decisamente diverso dal punto di vista demografico. L'Italia, come altri paesi europei, vive una stagione, quella che viene chiamata l'inverno demografico. Secondo i dati dell'Istat, il movimento della popolazione ci dice che il futuro demografico e sociale del paese è molto preoccupante. Le nascite continuano a diminuire, siamo al di sotto dei 400.000 nati. Il numero dei decessi è di oltre 300.000 rispetto alle nascite e questo aggrava la dinamica naturale negativa che dice che il saldo naturale è decisamente negativo. Accanto a questo problema, diminuzione della popolazione causata essenzialmente dalla denatalità, c'è l'invecchiamento demografico. Un invecchiamento demografico che, secondo alcuni autori, come nell'ultimo testo del 2022 di Rosina Impicciatore, Storia demografica d'Italia, ci fa riflettere sullo squilibrio delle generazioni. E lo squilibrio delle generazioni, stamani si evocava i rapporti fra le generazioni in altro senso, però i rapporti fra le generazioni, il primo pensiero sui rapporti delle generazioni deve andare a definire se siamo in una situazione di equilibrio demografico o di squilibrio demografico. Ebbene, siamo in una fase in Italia e in altri paesi europei, siamo in una fase di squilibrio rilevante delle generazioni e questo fa riflettere su quello che saranno il sostentamento delle pensioni, ovviamente, e del sistema sanitario. Prima di parlare di urbanizzazione bisogna parlare di popolazione e di quello che sta succedendo alla popolazione. In Italia cose non buone. Qualcuno ha detto che di fronte alla denatalità si può parlare di migrazione di rimpiazzo. Non è vero. La migrazione può sostituire in parte i deficit del mercato del lavoro, in certi settori del mercato del lavoro, non in tutti, ma non la denatalità. Con una frase un po' bizzarra che diceva sempre il mio mentore, con cui ho fatto la tesi, grande demografo italiano, quando si nasce si siamo tutti piccini. Quando si emigra invece siamo un po' più grandini e quindi il processo di invecchiamento comincia prima. Quindi anche i migranti invecchiano e quindi si può riflettere su quello che succede nelle varie città, ma di fatto in tutte le grandi città italiane, come Milano, come Roma, le migrazioni non riescono a sostituire la denatalità. Inoltre c'è un fenomeno aggiuntivo a cui nell'ultimo decennio, direi, si sta facendo fronte. Ossia, mentre l'Italia è stato un paese di emigrazioni fino ai 75 del secolo scorso, fino agli anni 70-75, poi è diventato un paese di immigrazioni. Ora, oggi, siamo sia l'uno che l'altro, perché ci sono ancora, anche se non con dati crescenti, immigrazioni, ma ci sono anche tante emigrazioni, le emigrazioni dei giovani che, come voi sapete, sono particolarmente sensibili alla mancanza di opportunità che il nostro paese purtroppo opportunità che non riesce a garantire sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della gratificazione personale, e quindi si assiste anche nelle grandi città a emigrazioni di giovani che se ne vanno all'estero, in Svizzera piuttosto che in Germania, piuttosto che in Inghilterra, anche se ora la Brexit ha un po' frenato questi movimenti.
delle altre città ho già un po' parlato, parliamo di Firenze, un po' di storia. La popolazione fiorentina vista ai censimenti, l'ultimo censimento, come vi è noto, l'ultimo censimento completo della popolazione è del 2011. Il censimento del 21 è stato fatto attraverso il censimento permanente, che non è più un censimento esaustivo, ma un insieme di indagini e di merge di queste indagini con le anagrafi, e che adesso consentono di avere il dato della popolazione anno per anno. Quindi censimento continuo o censimento permanente significa che non ci sarà più, ci fermeremo i nostri censimenti completi con quello dell'11 e d'ora in avanti andremo avanti con, scusate il bisticcio di parole, con il censimento permanente. Bene, nel 2021 si vede che c'è una stasi del declino, ma la popolazione è fortemente diminuita. Lo vediamo anche da questo grafico, le variazioni della popolazione di Firenze negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della città metropolitana di Firenze e della regione toscana fanno vedere che Firenze ha il declino più marcato. Negli anni 2000 abbiamo degli sbalzi, qualche sbalzo è dovuto alla rilevazione, come ho detto è cambiata la rilevazione, quindi quando cambiano i sistemi di rilevazione ci sono sempre delle tacche o delle punte negli andamenti perché si devono ristrutturare le serie storiche. Comunque, a parte il 2011, che è frutto dell'adeguamento ai dati del censimento, l'ultimo periodo mostra una tendenza al declino della popolazione, e salvo l'ultimo anno, in cui c'è quella che viene chiamata una ripresina, con un diminutivo che dice un po' tutto. Il movimento naturale, bene, ho già parlato, le nascite sono la linea verde, i decessi sono la linea arancione, la differenza è il movimento naturale negativo, che solo in parte viene riequilibrato dal movimento migratorio che ha avuto momenti di arresto con le restrizioni all'epoca qualche anno fa e negli anni scorsi con l'epidemia del Covid-19, e in tutto questo periodo vediamo che il tasso è più alto nella città metropolitana rispetto al comune, ad indicare che molte persone, come dicevo prima, scelgono di vivere al di fuori del capoluogo. Ho riportato qui anche, ma vi faccio grazia, la popolazione dei comuni confinanti. Ci abbiamo Bagna e Ripoli e Sesto Fiorentino, vedete, l'andamento è un po' diverso che Firenze. E Scandicci e in particolare Campi Bisenzio addirittura hanno una crescita della popolazione che fa pensare all'area come un'area vivace, possiamo dire così, anche se la città è il capoluogo, non segue questo esempio. Abbiamo già parlato molto di Poggi, Ricci e Leonardo Savioli, e quindi persone molto molto più in gamba di me su queste cose vi hanno parlato, e quindi non ne parlo io, vale anche per Sorgane e l'Isolotto. E termino soltanto con un esercizio che viene fatto sia dall'Istat che dal Comune di Firenze, un esercizio che parla di previsioni. Le previsioni al 2030 ci indicano che i residenti previsti a Firenze sono 358.000, quindi c'è ancora un lieve declino. Il tasso di natalità del 21 è molto basso, come conseguenza delle gravidanze posticipate nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il Comune di Firenze ha un tasso di 6,3 per mille, ogni 1.000 abitanti, cioè Scandicci del 5,9 e la città metropolitana del 6,2. Per gli anni successivi è previsto
è prevista una crescita, con un tasso che nel 2030 arriva a 6,7 per mille, 6 per Firenze, 6,8 per Scandicce, 6,9 per la città metropolitana. Non è granché, ma è un piccolo segnale, vorrei chiudere con un piccolo segnale di positività. La digressione 3, visto che le prime due le abbiamo saltate, le idee del nostro sindaco sulla rigenerazione di Firenze e l'area della ex manifattura tabacchi. Dice Nardella che 4 sono i nuovi quartieri a cui lui pensa. E in questo senso la popolazione che si prevede diminuire potrebbe anche invertire la tendenza con nuovi quartieri. Ha messo la sua firma sui progetti anche un archistar come Fuscas e la strada per la ristrutturazione della manifattura tabacchi vede un sacco di cose, vede il co-working, atelier, ristoranti, giardini pensili, negozi, insomma, laddove si producevano sigari e sigarette, oggi c'è un'area nuova, l'area sarà riconnessa al centro cittadino con la nuova linea della tranvia e quindi potrebbe anche questo rappresentare una prospettiva di crescita della popolazione. E concludo dicendo che l'urbanizzazione nel mondo in generale è un processo crescente. Le Nazioni Unite ci dicono che al 2050 oltre l'80% di popolazione nel mondo vivrà nelle città. Ci sarà una crescita disordinata nei paesi in via di sviluppo contro un inverno demografico delle città della vecchia Europa. Non crediamo all'emigrazione di rimpiazzo, ma crediamo nelle nuove buone pratiche affinché si inverta il processo di denatalità. Non è questo il luogo per parlare di politiche di ripresa delle nascite, ma tutti i giornali ne parlano, finalmente dopo 40 anni che ne parlano solo i demografi. Si può sperare per Firenze qualcosa di positivo in vista di nuovi quartieri. Vi ringrazio. Grazie per la tua ricognizione da ottima demografa, mille grazie. E adesso le colleghe Mantovani e Buscelli per chiudere. Allora la collega Mantovani. Facciamo tutto molto velocemente perché come sapete noi qui siamo ospiti, molto graditi, però siamo ospiti, dobbiamo rendere questo splendido luogo ai legittimi abitanti, anche se padre Bernardo ci ha concesso qualche minuto in più, per cui riusciamo brevemente a iniziare questa, diciamo, piccola tavola rotonda, grazie anche alla generosità della collega Claudia Buscelli che ha rinunciato a fare il suo intervento, che recupereremo giovedì prossimo, per lasciare spazio proprio a quello che per noi era il cuore e il motivo per cui siamo venuti qui, cioè condividere con tutti i presenti, sia relatori, sia i cittadini, studiosi, studenti che sono saliti fin quassù per ascoltare queste bellissime parole e questa che vedete qui alle mie spalle è la nuvola delle parole che vi abbiamo proprio chiesto di donarci e che secondo ognuno di voi nella propria specificità e nella propria disciplina definivano la città giusta. Queste due giornate di studio nascono proprio dalle parole che quasi 2 anni fa abbiamo letto su un quotidiano, erano le parole di padre Bernardo che su un quotidiano appunto lamentava di fronte all'ennesima privatizzazione di un bene pubblico di come avessimo dimenticato in fondo la lezione dei maestri di una città condivisa che era l'obiettivo. Il sogno, abbiamo visto stamani, di Michelucci e di La Pira.
E quindi siamo non solo a riproporvi queste parole, a condividerle di nuovo con voi, ma a chiedervi altre parole, perché le parole non descrivono soltanto, ma sono anche, come dice Raymond Panikkar, anche creatrici di realtà. Quindi raccontare anche la città in un modo diverso, con altre parole, può contribuire a costruire una nuova città. E quindi siamo qui a chiedervi di condividere con noi la possibilità di continuare. Giovedì prossimo lo faremo con la mostra, che, come abbiamo detto, ma continuare nei luoghi più diversi a scambiare e a riparlare della città fra cittadini, nelle piazze, nei luoghi di culto, ovunque vogliamo e ovunque possiamo. Cioè ricominciare, proprio come abbiamo visto successe all'Isolotto, a parlare insieme della città, perché la città giusta non sia solo una questione se il cassonetto deve stare sotto la mia finestra o sotto la tua, ma sia una tensione più alta. Quindi io sto zitta perché abbiamo pochissimo tempo e chiedo a tutti voi, a chiunque volesse, che avesse delle idee, volesse parlare, di avvicinarsi, perché abbiamo solo questo microfono, e quindi di condividere con noi il proprio pensiero e anche i propri progetti comuni sulla città giusta. C'è qualcuno che rompe il ghiaccio? La città giusta è di tutti noi, le parole sono le nostre parole, e questa è la cosa sostanziale. Ricordiamoci che una città giusta è la città di tutti noi, dove noi tutti abitiamo e abiteremo. E dunque le parole sono le vostre e le nostre, tutti insieme, per creare un progetto futuro. Qualcuno vuole rompere il ghiaccio? Ecco, perfetto. Volevo intanto ringraziare prima di tutto gli organizzatori, padre Bernardo, perché è importante affrontare il tema della città, soprattutto in città come quelle di Firenze, che sono bellissime e nello stesso tempo forse devono un po' cambiare rotta per vari motivi, insomma, il tipo di turismo che c'è, insomma, non sto a dilungarmi su questo. Ho trovato bellissimo anche qui proprio nel pieghevole le parole di Michelucci, che poi sono state ricordate pure forse dall'architetto della Fondazione Michelucci, quando scrive: la scienza, la tecnica e l'arte saranno al servizio di quelle istanze sociali, religiose e politiche che sono le vere generatrici di ogni vitale agglomerato urbano. Se queste istanze dovessero mancare nella società, la scienza, la tecnica e l'arte non potranno trovarle in se stesse. Ecco, è proprio questa ricorsività che è importante in queste parole. Cioè, da un lato la città ha bisogno delle arti, della scienza, della religione, della politica, della tecnologia. E qui c'è tutto il tema dell'interdisciplinarità e della transdisciplinarità, che in un mondo complesso come oggi non può che avere risposte complesse, e la complessità vuol dire non complicazione, appunto, ma vuol dire molte linee che sono fra loro intrecciate, ognuna delle quali interagisce con l'altra. Quindi è molto pericoloso intervenire solo su una linea senza sapere quale reazione avrà con tutte le altre. Quindi l'acquisizione di uno sguardo complesso e non complicato è fondamentale. E queste parole di Michelucci, che pure non viveva ancora nel tempo del pensiero complesso, ma lo aveva intuito, no? Quindi religione, politica, istanze sociali, cioè, e si potrebbe mettere, insomma, tutte le discipline dello scibile umano, del pensiero umano. Però è importante anche questa ricorsività. Quindi l'arte, sì, può contribuire, tutte le altre discipline possono contribuire, però non ci saranno arti all'altezza se anche la società non sarà all'altezza. Ancora una volta è un problema di relazioni. Non esiste il sé e il mondo separato. Il sé e il mondo si condizionano, fecondano o distruggono vicendevolmente.
Quindi io credo che riflessioni come quelle che avete fatto sono molto importanti. Ho apprezzato tutte le riflessioni, di ognuno bisognerebbe, si potrebbe dire e apprezzare, ma non posso che ringraziare in questo momento. Grazie. Grazie mille. C'è qualcun altro che ha qualche idea su come continuare? In altri modi, in altre forme, questo dialogo? Mi sono fatta quest'idea, ho visto stamattina il documentario di Federico Micali e ho visto le persone emozionarsi. E noi possiamo parlare, possiamo studiare, ma i nostri discorsi hanno bisogno di essere veicolati attraverso un'arte popolare, come potrebbe essere appunto il cinema. Allora la mia proposta è quella di trovare un modo facile, ma non significa non complesso, non significa profondo, cioè non profondo, quindi un modo per comunicare la città, i problemi della città, un modo per rendere consapevoli le persone, gli abitanti, i giovani soprattutto, che della città sono stati privati, di quali sono i loro diritti e cosa la città può offrire loro, la città vera. E allora una possibilità, un'idea che mi è venuta in mente è quella di provare a usare il documentario o il video, non lo so, come forma proprio di comunicazione che arriva più facilmente alle persone, perché ai convegni è difficile portare le persone ai convegni, l'abbiamo visto anche oggi, no? Io so, avendo un figlio di 16 anni, so anche quanto questi ragazzi sono attratti dal video. Guardano video piuttosto che leggere, per esempio. E siccome io penso che i giovani siano i grandi assenti della città, sono stati mandati via. Un tempo si giocava, anche quando ero piccola io, si giocava per strada e si viveva la città esplorandola, e adesso non lo possono più fare. Quindi, ricapitolando, la mia proposta è cercare di coinvolgere il più possibile i ragazzi e trovare quindi anche il mezzo giusto per farlo, perché forse veramente le persone, per appassionarsi a qualcosa, hanno anche bisogno di commuoversi o di sentirle dentro le cose. Grazie, grazie molto per la sua riflessione. Sì. Grazie Francesca, perché credo che vada proprio il tuo suggerimento proprio nella linea che vorremmo trovare e che ci siamo dati proprio pensando a queste due giornate. Cominciare parlando, ovviamente, tutti gli interventi di oggi sono stati di altissimo contenuto, ci hanno dato un sacco di spunti di riflessione. Non sono immediati, ecco, non sono. Cioè, vorremmo uscire da questo primo passo importantissimo di ricominciare a parlare e arrivare a parlare della città, che tutti parlassero della città, che i cittadini parlassero della città. Abbiamo visto stamani quello che succedeva all'Isolotto e c'erano due rappresentanti del quartiere dell'Isolotto che abbiamo invitato alla prossima, oggi non potevano rimanere, alla prossima tavola rotonda, nella prossima giornata dell'11 di maggio, proprio perché ci hanno detto che quello che succedeva allora continua a succedere all'Isolotto. Si ritrovano tutte le domeniche
intorno alla messa, che però è una messa dove si parla dei problemi del quartiere, dei problemi della città, si ritrovano in mille altre forme, hanno luoghi dove gratuitamente le persone si possono incontrare. Perché noi possiamo parlare da studiosi, da esperti, se esiste qualcuno che è esperto della città, quanto vogliamo, però quello che importa è che i cittadini siano nuovamente coinvolti e soprattutto che non perdano la speranza di poter fare qualcosa. Perché forse è un po' questo che si respira, cioè non c'è la consapevolezza di poter incidere effettivamente sulla città, sugli spazi di vita, sugli spazi pubblici, cioè ci siamo dati un po' per persi. Quindi il senso, se qualcuno vuole parlare, io smetto immediatamente, vuole dare un'altra visione, un altro modo, un altro suggerimento per arrivare fuori di qui, perché qui oggi è bellissimo e lo sarà molto probabilmente anche giovedì, ma se rimaniamo solo qua dentro non abbiamo spostato niente. Noi dobbiamo arrivare altrove, a parole che siano lievito, che siano fecondanti, che siano che facciano crescere qualcosa fuori di qui. Qualcun altro? No, prima lui. Ciao. Buongiorno. Brevemente, perché è tardi, volevo dire appunto la relazione che ho sentito, mi sono piaciute molto. E mi volevo soffermare sulla sequenza delle tre relazioni del pomeriggio che hanno riguardato tre architetti, cioè Detti, Savioli e il primo era Detti, Savioli e Ricci. Sì, perché come dire, sono state delle relazioni molto documentate che hanno detto delle cose molto precise, ma bisogna rimettere in evidenza che la storia di questi tre architetti è molto tormentata e i tormenti cambiano nel tempo, nello spazio e nel tempo, nel senso che e questi tre architetti, cioè due di questi tre architetti sono tutti e tre allievi di Giovanni Michelucci, e quindi si parte da una situazione dell'immediato dopoguerra in cui le loro idee sono abbastanza vicine e, come dire, sono tutti proiettati in uno sforzo di collaborazione, in uno sforzo di collaborazione per ricostruire la città. Ma poi dopo, anni 50, è stato raccontato, cambiano le idee e sorgono dei conflitti aspri, importanti. Per esempio, insomma, Paola Ricari ha raccontato tutta la vicenda del progetto di Sorger, a parte che, insomma, che si erano già allontanati l'uno dall'altro, pur partendo da questa situazione di relativa vicinanza ideologica. E questi conflitti, come dire, producono differenti soluzioni e poi, andando avanti lentamente, c'è anche un riavvicinamento, perché, come dire, dalla situazione in cui, per esempio, intorno al progetto di Sorgan Detti si muove per contrastarle, per fermare quest'idea, ed ha successo, perché il progetto viene bloccato. Poi alla fine, quando invece Detti è diventato assessore, c'è un ridimensionamento del conflitto, nel senso che a quelli che erano i progettisti del grande complesso sulla collina viene affidata la realizzazione di una porzione che interessa soltanto la pianura. E sì, io volevo dire semplicemente questo, che andrebbe un po' più sviscerata
perché la situazione non è così tranquilla. È sviscerata la questione dei conflitti, come si articolano nel tempo, come cambiano nei loro contenuti. Questo per esempio lo si può dire anche riguardo al tema della partecipazione. Il tema della partecipazione, siamo in una regione, la Toscana, siamo in una città, Firenze, dove si sono fatte tante esperienze di progetti partecipati, però progetti partecipati che alla fine abbiano trovato delle soluzioni condivise, ce ne sono molto pochi. L'esperienza di partecipazione ha dimostrato che a un certo punto si apre una discussione dove le opinioni si allontanano per differenti soluzioni a seconda delle parti sociali, non sto parlando di partiti, ma proprio di parti sociali contrapposte l'una all'altra. E quindi anche questo argomento, secondo me, andrebbe sviluppato, approfondito, perché le esperienze sono state tante e non sempre hanno avuto esiti di successo. Bisogna capire meglio quali sono state le ragioni che hanno portato alle divisioni e alla mancanza di risoluzioni. Scusate. Grazie per il contributo. Aggiungo una brevissima nota. Stamattina si è parlato proprio di frizione, di attrito come qualche cosa di inevitabile. E io penso che quando c'è il conflitto c'è comunque una vitalità, si parla della città. Il problema è che adesso non c'è quasi più nemmeno il conflitto, o il conflitto è degenerato a particolarismo. Quindi ben venga il conflitto quando si parla della città, un conflitto ovviamente nei limiti della relazione. Il problema fondamentale che forse noi vogliamo suscitare qui è proprio il fatto che non se ne parla, che il cittadino non ne parla, o per delusione o per disinteresse, e allora non si crea più forse nemmeno il conflitto. Però lascio la parola, c'era qualcuno? Bernardo, volevi dire qualcosa? No, ma se prima c'è qualcun altro. Se c'è tempo. Sì, 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 sì. Buonasera, sono Cristiana Ghiandelli, architetta. Volevo dire, intanto, risposto a questo ultimo intervento, che ci sono esempi di progetti partecipativi che sono stati fatti, realizzati, portati a termine, hanno avuto, sto parlando ad esempio insomma della Strassigna, del Parco della Strassigna, sono stati portati a termine con grande successo di partecipazione della popolazione. E qui sarebbe un argomento molto ampio, ma insomma in poche brevi parole lo scoglio è stato, sono le amministrazioni, perché si fanno questi progetti, poi vengono accantonati, messi da parte, cambia l'organigramma politico, insomma non si riesce ad andare avanti. Quindi io credo che ci sia ancora desiderio della popolazione di partecipare. In questo periodo, da alcuni mesi, per riguardo al progetto della Piana, diciamo in generale del nuovo aeroporto, sono state fatte varie riunioni sul territorio, a Iolo, a Campi, siamo stati da Don Santoro recentemente e ce ne sono altre in programma. Sono state fatte sul territorio queste riunioni, sono state diciamo molto partecipate, perché comunque l'aula che ci veniva offerta è sempre stata piena di gente, e avevamo preparato un questionario con varie domande sugli interessi, i valori del territorio in cui le persone vivono, nei vari comuni che sono comunque della città metropolitana al di fuori di Firenze, escludendo Firenze, e abbiamo fatto un gruppo di lavoro, un tavolo di comunità, stiamo lavorando, praticamente porteremo avanti anche un progetto. Noi non siamo il gruppo in particolare gestito da Alter Piana, dal professor Giorgio Fizziolo, e non siamo un gruppo no aeroporto, siamo un gruppo sì al Parco della Piana. E devo dire che è questo un modo di operare, quello di scendere sul territorio, e credo che molto si potrebbe fare anche andando all'interno delle scuole, probabilmente, perché i giovani mancano,
noi ne abbiamo raccolti, ne abbiamo alcuni nel gruppo, e loro si stanno un pochino interessando su come fare per diffondere con i social questo argomento, perché i giovani non sanno niente, nelle scuole non se ne parla, non c'è l'interesse a parlarne, non so da chi potrebbe essere gestita questa cosa. Quindi l'assenza dei giovani la trovo comunque molto grave, perché cioè, il futuro sono loro, perché insomma tutti, anche noi qui presenti, poi in realtà abbiamo molto da dire per quello che abbiamo vissuto, abbiamo degli esempi splendidi che abbiamo anche stasera ripercorso, però bisogna guardare al futuro. Grazie. Professore. Grazie. No, veramente in forma sintetica. Mi veniva in mente uno dei nomi che ha aleggiato in questa giornata, è quello di Giorgio La Pira, no? Non c'è niente che si possa fare, che si possa dire, se non si cita La Pira. E una frase sua nota è quella: datemi una parrocchia e vi solleverò il mondo. Ora, la parrocchia è un istituto chiaramente in crisi, anche questo, e che è ridotto molto dal punto di vista numerico, dal punto di vista delle funzioni. Un dato soltanto: quando Firenze venne dichiarata capitale d'Italia c'erano poco più di 130-140 mila abitanti e c'erano 42 parrocchie. Oggi la popolazione sarà in calo, ma insomma è ben superiore, e le parrocchie, se non sbaglio, sono state ridotte a una decina con successive decurtazioni. Ecco, ora si potrebbe riprendere qualcosa che ci viene dall'esempio delle parrocchie inglesi, dove la parish ha una sorta di funzione sociale, di aggregazione, eccetera, e riprendere questo motto di La Pira, che non si solleverà il mondo, ma insomma c'è da riflettere. A Firenze ci sono state evocate le storie dei nuovi quartieri, due di questi sono stati, uno in particolare, insomma, l'Isolotto. Sorgane no, ma Sorgane è stato vicino a un'esperienza di una parrocchia singolare, della nave a Rovezzano di Don Rosadoni, e qui c'è tutto il tema poi dei grandi protagonisti del clero fiorentino, che hanno avuto una come dire, connotazione ed una funzione anche dal punto di vista sociale, oltre che culturale. Don Rosadoni era funzione dell'intellettuale, Don Borghi e poi Don Mazzi. E due di queste parrocchie sono state lungo l'Arno, come le piagge di Don Santoro attualmente. Cioè c'è tutta una serie di riflessioni e di potenzialità che potrebbero essere messe a frutto, su cui forse potrebbe valere la pena di farci qualche discorso e qualche riflessione. Grazie. Grazie, professore. Qualcun altro? Scusate, io non vorrei, però ho già detto una cosa, ma siccome vedo non c'è nessun altro, e sprecare questo tempo prezioso mi dispiace. La vorrei aggiungere qualcosa, allora di. Intanto, come diceva la Mantovani, il problema è della civitas. Non ci sono i cittadini attenti, non ci sono i giovani in particolare, ma non è responsabilità loro, è responsabilità di tutto un sistema. Ci potrebbero essere delle possibilità, dei mezzi, ma non si possono, diciamo, valutare ora. Però certamente questo è un aspetto importante. Poi la città, secondo me bisogna un po' disarticolare anche il concetto di città. Perché la città è un termine, ma in realtà esiste una città che io chiamo di pietra, la città, cioè dell'architettura, e questa è una cosa. Poi c'è la città degli uomini, la città, e delle istituzioni, quindi appunto la civitas. Alcuni architetti che sono stati esaminati prima erano molto attenti a questo aspetto, compreso
Michelucci, che diceva che la città in realtà nasce da, proprio dal c'è quando ci sono le relazioni attive fra i cittadini. E poi c'è un'altra città che trascuriamo, ma è fondamentale, perché la città è un nucleo del mondo e riflette il mondo, e cioè quella che si potrebbe chiamare l'agorà telematica, cioè quella che è la città che passa attraverso i mezzi della telecomunicazione di vario tipo, che unisce la città nella rete del mondo, che abolisce lo spazio e il luogo, perché lo connette, diciamo, in un'ubiquità sia spaziale che temporale. E questo è un problema grandissimo, a cui si aggiungerà, anzi si è già aggiunto, tutto il problema della cosiddetta intelligenza artificiale, che non possiamo più fermare, quindi lì si tratterà di lavorarci. Quindi, primo punto, bisognerebbe approfondire questi tre aspetti della città e articolarli insieme. Poi volevo solo aggiungere questo proprio per rendere omaggio ai relatori. Io accenno solamente rapidamente a quello che direi è un succo che mi ha colpito profondamente in tutte le relazioni, ma vedo per esempio Vincenzo Rosito quando parla di questa dissonanza che ha riportato anche la Mantovani, che non va abolita ma articolata, come diceva Martini, ricordato sempre dal professor Rosito, perché parlando con lui prima appunto mi veniva a mente come alcuni nel termine polis fanno derivare il termine polis da polemos. Quindi diciamo il dibattito, il conflitto è fondamentale, purché non sia distruttivo ma costruttivo. E poi questo tema della comunità di pratica, che Rosito pure ha detto, cioè è trasformare la stessa città in una grande comunità di pratica. Ecco, e questo porta al tema delle relazioni costruttive. Ecco, poi la dottoressa Patrizia Giusti pure ha fatto un intervento bellissimo, quanto appassionato. Ciò che mi ha colpito, sintetizzando, diciamo riduttivamente, è questo tema della visione, cioè avere una visione. Ciò che manca oggi alla classe dirigente, secondo me, politica, è la visione. Non basta fare, bisogna fare sapendo che cosa vogliamo, qual è la linea che dobbiamo seguire, che non è programmazione, che è un'altra cosa. Però una visione ideale, forte e anche concettuale, in un certo senso, ci vuole. Allora, la visione che aveva appunto la Pira e che poi incarnava in un'azione concreta, e visione e azione fondate sull'amore. Ed è la mancanza di amore, secondo me, che allontana anche i giovani. Perché se non c'è eros, passione, amore, è chiaro che il giovane rimane indifferente. Ha ragione, forse sì, o scappa, oppure... Insomma, questo quindi, altri temi fondamentali. Poi c'è tutta la disamina di Aleardi su Michelucci, che ha portato tantissime, diciamo, indicazioni su quello che era il suo pensiero, che anch'io ritengo importante. Marco Pellegrini poi tocca un altro tema importantissimo, quanto secondo me desueto e direi scansato, e anche abbastanza schifito da parte di certe linee di arte contemporanea, che se giustificate e importanti negli anni 50, 60, 70, oggi ormai dovrebbero essere in qualche modo superate, perché è passato un mezzo secolo da quelle poetiche, diciamo. Quindi qual è questo tema importante che diceva il professor Pellegrini? Il tema dell'armonia, che non ha avuto, e poi non ha avuto timore di parlare di bellezza, una bellezza autentica che non ha niente a che vedere con la decorazione commerciale o superficiale, una bellezza che si unisce platonicamente appunto alla verità, al bene e alla giustizia, perché come dice Luigi Zoia, questo psicologo e psichiatra, psicanalista che a me sembra profondo, ha parlato proprio di giustizia e bellezza. Non c'è bellezza senza giustizia e non c'è giustizia senza bellezza. Era anche questo un sentimento che gli antichi avevano, e forse da recuperare. E poi l'altro, forse anche per me fondamentale, che molti hanno ricordato, in particolare Bruno Corà, quando ha parlato di questo sogno, di questa utopia, che senza il quale non c'è appunto possibilità di ideare un futuro.
il sogno, l'utopia è un qualcosa che si radica in quel profondo, in quella coscienza profonda, direi psicoanalitica si potrebbe dire, a questa oscurità, questo dinamismo che l'artista pure ha e senza il quale non crea. Però un profondo, non un irrazionale, è una notte oscura, no? Per dire, dei mistici, che però poi deve essere strutturata attraverso la guida anche della forma e del pensiero razionale. E con questo forse si potrebbe passare dalla città senza forma, dallo sprawl e lo sprawling urbano che ormai domina tutta anche l'Italia, le nostre città e il mondo, si potrebbe pensare di ritrovare una forma, però una forma che non sia formalismo, ma appunto che tragga linfa da questa potente spinta interiore. Questo io ho ricavato da voi e quindi volevo rendere omaggio proprio a voi e ringraziarvi. Spero che ci siano appunto altri appuntamenti possibili. Grazie. Grazie ancora. Penso che sia arrivato a questo punto il momento di rendere questo luogo ai legittimi proprietari. Se Cesare riesce a mandare la nostra mail, chiunque abbia un'idea, un suggerimento, eccetera, può scriverlo lì, ne parleremo magari nella prossima giornata o anche successivamente, cercando appunto di dare voce a quello che è uscito oggi e uscirà, speriamo, giovedì prossimo. E se Bernardo vuole dire una parola di conclusione, gli siamo grati. Grazie Silvia, in realtà ci tengo a dire che non siamo noi monaci legittimi proprietari, a parte il fatto che la Basilica è demaniale, quindi è la Repubblica a possederla e custodirla tramite il nostro povero servizio, ma al di là di questo rivendico alle chiese, nella loro più, diciamo, autentica ispirazione di presenza, di costruzione, eccetera, uno spazio proprio di gratuità. Quindi, ecco, sono veramente lieto che qui si sia potuto parlare insieme di cittadinanza, di partecipazione, di appartenenza, ma anche di inclusione, eccetera. E devo dire che, ecco, ci tenevo anch'io a sottolineare, anche ispirato dall'intervento della professoressa Francesca, quella che ha parlato del Detti, ecco, che ringrazio ancora assieme a tutti gli altri relatori e relatrici di oggi, il tema dei giovani. Ecco, devo dirvi che anzitutto devo dire che avevamo pensato proprio di ospitare il film del nostro Federico, che ringrazio una volta di più per la sua disponibilità, oltre che per la presenza oggi tutta intera per noi, quindi grazie davvero, un bellissimo segno. Era proprio perché volevamo una prolusione che fosse, diciamo, ricca di suggestioni e di sollecitazioni sensoriali, non solo intellettuali, quindi riconoscendo all'emozione un ruolo importantissimo. E quindi è stato veramente fondamentale in questo, e credo che vada un po' in linea con questa emergenza di cui ci siamo facilmente resi conto anche nell'elaborazione di questa giornata e del convegno. Poi mi piace dirvi che una delle cose più belle che mi offre come possibilità di implemento della mia povera missione qui a San Miniato è l'accoglienza di innumerevoli scolaresche, modello Pertini al Quirinale negli anni ormai remoti 70-80. Fra poco anche l'età, gli occhiali già ci sono, e perché in effetti spesso ti trovi scolaresche di istituti laici, quindi non scuole cristiane, eccetera. Quindi hai veramente ragazzi che sono qui un po' costretti, un po' no, un po' interessati, molti abbastanza distratti. Però devo dire che questo è un luogo di intensissime sollecitazioni emotive, grazie naturalmente alla sua bellezza. E devo dirvi che è bellissimo insegnare loro a guardare la città, la visione di cui giustamente ci richiamava il professor Marcello, perché in effetti da quassù, e forse davvero non a caso, è possibile una visione inclusiva al modo di Icaro, come
il nostro grande Marcel, che ringrazio ancora una volta assieme a suo figlio, a Giulio, per il loro servizio e supporto tecnico, qui ci sta donando, ma una visione dall'alto della città che ci prepara poi a quel lavoro di rammendo di cui pure ci ha parlato, suggerendoci di essere altrettanti Dedalo, il nostro Vincenzo oggi. Quindi ecco, è su queste due immagini di sintesi che mi sembra importante dare una possibile conclusione e anche forse riconoscere l'importanza che questo luogo, ma forse quella mia presunzione a farmi parlare, questo luogo possa essere un laboratorio continuo e progressivo di sguardo e di elaborazione della città. Credo che manchi, ecco, a Firenze un laboratorio così. Ha il solo difetto di essere una chiesa, lo dico in un senso un po' provocatorio, ma se lo dico io potete stare anche al gioco. Però a parte questo limite, questa visione complessiva della città che si allunga anche sulla piana e le criticità della piana, giustamente prima evocate, che si spostano dall'isolotto verso le piagge e poi ancora all'aeroporto. Stare alle piagge significa essere sottoposti ogni due per tre al chiasso degli aerei che atterrano e decollano. Ecco, mi sembra che possa essere una delle vocazioni che forse erano inconsapevolmente presenti in chi ha inteso donarci mille anni fa una bellezza che continua ad essere uno straordinario periscopio sul nostro presente, ma soprattutto sul nostro futuro. Quindi grazie di cuore a voi due, alla terza che non c'è ma che ci sarà perché vogliamo sentire la sua relazione, e a tutti voi ancora una volta grazie. Grazie a tutti, buona serata e ci vediamo il prossimo giovedì 11 maggio alle 9 la mattina per un'altra giornata di Cammino Insieme. Grazie. Recording.